Bonsoir, scusate ma ho subito un ride prima ancora che fossi pronto. Prima ancora che fossi pronto, stavo preparando tutte le cose e non ero preparato, quindi non so chi è sopravvissuto al ride, perché guardare l'orologio forse non è il massimo. Però mi stavo ancora preparando e quindi mi sono intardato un po' perché eravate tutti quelli che fanno qualcosa di interessante, erano tutti online e quindi non sapevo. Ho detto quasi quasi salto la mia e mi guardo gli altri canali, solo che ormai avevo divulgato tutto via social e quindi. Metti che quei 2 o 3 spettatori che non si trovano alla live poi si arrabbiano. No, vabbè, a parte gli scherzi, grazie a Diana per il ride, per il salto olistico, che direi tornato dalle vacanze, che mi è mancato qualche sera, anche se non abbiamo più parlato di Clean Code. Ah, basta, Clean Code. Ma ho trovato su LinkedIn altra gente che trattava l'argomento e quindi mi stavano sul fiato sul collo, e in effetti. Spero che abbiate passato delle buone vacanze. Io ormai le ho fatte a luglio, quindi ormai per me sono un vago ricordo, non me le ricordo neanche più. Quindi, stasera finalmente sono quasi centrato nel tondino, che non capita. Tozziamo tutta la codebase, via. Ho visto che c'erano altri su LinkedIn che pubblicavano delle specie di pillole su principi solid, sul clean code, e quindi, come dire, ci siamo trovati. Quindi, detto, anche noi siamo. Ci piacciono le stesse finezze. Allora, dunque, inizio a chiudere tutte le finestre che ho aperto, non perché facciano corrente, perché sono quelle di Windows, ma. Allora, argomento della serata. In realtà è la seconda parte, perché io parto sempre con un argomento, poi finisce il tempo e non riesco mai a finire un argomento in una sola live, che dovrei andare avanti tutta la notte. Invece, questa è la prosecuzione di una live che abbiamo fatto, iniziata la settimana scorsa, che riguarda la tecnica del pomodoro. In realtà, come avviene spesso per noi, è più. Come dire, più un espediente per trovare qualcosa da prendere come pretesto per scrivere del codice e fare delle applicazioncine anche abbastanza, come dire, abbastanza semplici, in modo da sperimentare un po' di programmazione senza però tirare in barra cose troppo complesse o che diventino troppo tediose. Quindi giovedì scorso intanto abbiamo parlato, abbiamo detto di cosa si tratta, cos'è la tecnica del pomodoro. E è sostanzialmente una sì, chiamiamola tecnica perché si chiama Pomodoro Technique. È un accrocchio che si è inventato un italiano, si chiama Francesco Cirillo, che partecipa ogni tanto anche a qualche conferenza, lo si vede in giro, che ha proposto come dire, questo metodo per cercare di evitare le interruzioni quando si programma, rimanere concentrati. Ossia la tecnica del pomodoro, che poi deriva dal timer a forma di pomodoro, timer da cucina. Quindi l'idea è molto semplice, almeno a livello base, è quella di prendere posso spammare un profilo Instagram? Sì, no, non so se te lo accetta, perché sai che c'è sempre il mod bastardo che, vabbè, tutto al più poi. Lo puoi passare a me, che magari lo pubblico in un'altra occasione, se per caso te lo banna, perché. Però non lo so, mi sembra dovrei averlo tolto il. Ecco, track. Come sempre. Purtroppo è arrivata la mannaia, anche questa è un'altra cosa da. Beh, però se metti il nome del. Se metti il nome dell'utente, poi in realtà l'indirizzo ce l'aggiungiamo poi noi eventualmente, quindi dovremmo scoprirlo.
Tanto basta metterci davanti un instagram.com con uno slash e danno un utente, quello lo troviamo, poi magari lo pubblico io. E infatti qua mi dice, una volta che però l'hai eliminato non riesco a recuperarlo, no, purtroppo... Ah, lo vedo qua, dopo provo a recuperarlo per vedere se ci riesco, perché ho Twitch sul telefono. Esatto, perfetto, così. Adesso prendo il link e provo a espanderlo io. Vediamo se censura anche me, che sarebbe il massimo. Facciamo una prova così vediamo, perché a me a volte capita di... Dovrebbe essere questo in teoria, no? Quindi adesso magari si prova, se qualcuno prova. Quindi tecnica del pomodoro molto semplice, cosa si fa? Si prende un timer da cucina, non importa ovviamente se è a forma di pomodoro, io c'ho la forma di cuoco, adesso l'ho messo via, e gli si dà una carica di 20-25 minuti e per tutto il tempo della durata di quel timer, finché il timer ticchetta, diciamo che noi dobbiamo lavorare, non ci possiamo fare distrarre da altre cose, che siano andare a leggere una mail, oppure fare, non so, visitare un sito, vedere su Facebook. Non sono d'accordissimo con quello che dice, ma apprezzo l'approccio rigido all'Uncle Bob, mitico Uncle Bob, sempre l'ho preso come pomodoro. Sì, è una tecnica, qualcuno la usa, qualcuno... quindi per tutta la durata di questa sessione, diciamo, non ci si può distrarre finché il pomodoro non è finito. Quindi se un collega ci chiama e ci dice ho bisogno di questa indicazione, oppure c'hai bisogno di leggere una mail, un'urgenza o così, non dobbiamo farci interrompere e arrivare alla fine. Quando siamo arrivati alla fine possiamo dare un'altra carica più corta per fare una pausa. Ogni quattro sessioni che appunto si chiamano pomodoro, perché pomodoro diventa così anche un'unità di misura, si va, lanciamo il pomodoro al collega. È vero che c'è anche un qualcosa che si possono, ho visto un'estensione per Twitch e si possono lanciare i pomodori, devo abilitarla, ma quindi questa è la tecnica molto semplice, noi ne abbiamo preso spunto per fare un... tra l'altro adesso ho gli effetti sonori, quindi non so se si sentono. Oh. Mi sto attrezzando piano piano, mi sto intrippando con una serie di aggeggi, mi farò il mio lanciatore di fatto in casa di effetti sonori. Questo è carino, però insomma ce ne sono alcuni abbastanza divertenti, ma... E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso l'occasione per andare a costruirci un nostro timer pomodoro da usare sul desktop, ma anche eventualmente sul dispositivo mobile, come facciamo di solito. Quindi prescindiamo un po' dalla piattaforma, rimane un po' fissa quella su cui programmiamo, che è una piattaforma Windows in questo caso, e rigorosamente in Delphi sì, perché ho visto che comunque sono una di quelle, sono in quei frangenti dove si, diciamo, è proprio il suo habitat naturale, in pochi minuti si riescono a costruire delle cosine abbastanza velocemente, soprattutto a livello grafico, e a fare delle cose comunque che sono già cross platform, sono già RAD, nei loro effetti speciali, si scrive il codice. E poi perché così ho deciso un po' di concentrarmi su questo ambiente di sviluppo, almeno qui su Twitch, perché gli altri sono abbastanza coperti, quindi addirittura JavaScript, .NET, C# hanno addirittura i tag, quindi c'è già chi ne parla abbondantemente. Ho detto vabbè, abbiamo iniziato con questo, e anche se li utilizzo, magari, ecco, una cosa che avevo pensato per il futuro, magari un po' un crossover, quindi magari attaccare una web API fatta in Delphi, anche un qualcosa di front-end
fatto con JavaScript, con React, che adesso devo un attimo prendere, devo riprendere in mano, perché dovrò farci, svilupparci qualcosina, fare un corso su argomenti un po' specifici, quindi me lo dovrò ripassare, per cui magari mi farò un ripasso, come dire, eventualmente un ripassino online, se può essere utile. Devo proporlo a un altro canale che fa spesso così delle live su Vue, su front-end, una joint venture, adesso vediamo. E quindi può darsi che qualcos'altro, come dire, subentri, anche se questo, diciamo, rimane un po' la mia specializzazione, perché non ci sono altri che ne parlano, e quindi è anche bello, come dire, un po' differenziarsi da questo punto di vista e vedere poi delle cose nuove. Poi, se riuscirò a attivare una cosa bivalente per due persone, magari invitare anche qualcuno che parli di piattaforme come Linux, che faccia vedere qualche demo, cioè delle cose un po' più che escano un po' anche dalla piattaforma Windows. Ci sono timer che sono un po' troppo frequenti, ma comunque vabbè, almeno così chiacchiera un po' il bot invece che me. Quindi andiamo a vedere cosa abbiamo fatto la volta scorsa. La volta scorsa ci siamo impelagati, perché alla fine abbiamo fatto un discreto lavoretto, abbiamo iniziato a scrivere un pochino di codice. Ok, adesso magari cambiamo inquadratura e andiamo su qualcosa dove si vede almeno un po' anche un IDE, vale, che ci si vede un po' meglio. Carattere piccolino. Se riesce a farmi sviluppare in Delphi su Linux, ma purtroppo almeno per un po' di tempo credo Delphi rimarrà comunque un ambiente, cioè Delphi è un ambiente che gira su Windows, quindi cioè su Linux, in realtà su Linux è possibile sviluppare con qualcosa di molto simile, che c'è, cioè, il Free Pascal con Lazarus, progetto Lazarus. Magari effettivamente non abbiamo mai pensato di parlarne, che viene Pascal, che è meglio, che è un IDE molto simile a quello di risoluzione schermo, pare bassa. Beh, si vede male, spero che si veda comunque. L'ho abbassata un po' anch'io per vedere. Adesso magari controlliamo anche direttamente su Twitch, che non ci siano delle cose strane. Vediamo se riesco a spostare un tab da questa parte. Guardo me stesso. Sì, chiaramente se non si dovesse vedere bene ditemi qualcosa, ma adesso vado a controllare, così vedo che di solito tengo chiuso. Se riesco a spostare, sembra che sia tutto ok, quindi guardo me stesso. Font sfocati, chiaramente se non si dovesse vedere bene ditemi qualcosa, ma adesso vado a controllare, così vedo che lo so, la qualità dello streaming forse è un pochino bassa. Ok, cerco di ingrandire. No, abbiamo, c'è Lazarus, che è un'ottima alternativa su differenti piattaforme. Ad esempio qui abbiamo anche Linux. Io, diciamo che per quanto mi riguarda, non siamo proprio ai livelli di Delphi, ma c'è un discreto quantitativo di cose. Comunque è un ambiente sempre RAD, il linguaggio è lo stesso ed è compatibile, è molto simile, anche se in Delphi ci sono delle cose in più. Questa è un'alternativa. Un'altra alternativa, che però non è più purtroppo in
produzione fu a suo tempo Kylix, fatto dalla Borland, che era un ambiente, in questo caso era proprio praticamente Delphi in tutto e per tutto, che funzionava proprio, era fatto appositamente per... Qui c'è la sua scatola, qui c'è uno screenshot che funzionava proprio su, parliamo di forse già una ventina di anni fa, funzionava perfettamente su Linux, e quindi c'era proprio un Delphi per Linux a tutti gli effetti, con usava penso i Qt come componenti per creare, si potevano creare dei progetti che potevano essere compilati sia su Windows che su Linux. Quindi al giorno d'oggi le piattaforme si sono moltiplicate, perché abbiamo Android, il Mac, abbiamo iOS, però prevalentemente Delphi in sé come prodotto gira su Windows. Molti usano un Windows sotto Mac, magari che è in una virtual machine, oppure per usarlo su Linux, cioè per fare il deploy su Linux, il sistema, il WSL, cioè il Windows Subsystem for Linux di Windows, dove praticamente in Windows tu hai una sorta di virtual machine che non è una virtual machine, ma è una virtual machine, diciamo, molto integrata, quindi proprio un sottosistema che vive parallelamente con Windows, e lanciando il terminale si può aprire una bash, si può aprire il terminale classico di Windows, e quello rende abbastanza facile deployare delle applicazioni, perché è praticamente come avere Linux che gira in background senza avere proprio una versione completa, a parte che funzionerebbe senza problemi, perché anche in una virtual machine, un Ubuntu, ci si installa tranquillamente. E non so se ci sarà mai, forse un domani arriverà l'idea di trasportare proprio anche l'IDE, come ad esempio vale oggi per Visual Studio, anche su altri ambienti. Potrebbe diventare una cosa interessante. Ad oggi purtroppo lo sviluppo è praticamente è su Windows, quindi le applicazioni sono per tutte le piattaforme, ma lo sviluppo si fa lì, purtroppo, per chi ovviamente la vede come una limitazione o non ne vuole sapere di usare Windows per sviluppare. Questo effettivamente può essere una limitazione, però sono anche una licenza, non è che sia come dire una cosa. Il buon Kylix, diciamo che il buon Kylix è stato un po' troppo avanti nei tempi, perché allora avere questo IDE doppio e andarlo a gestire era, tra l'altro, proprio full optional, con una marea di opzioni customizzabili. Adesso non c'è neanche quasi più Kylix on GNOME, Kylix on KDE, non c'è più il... ci sono sì qualche screenshot, ma niente di più, è rimasto un po' roba da museo, però era perfettamente funzionante, e anzi era proprio l'equivalente di Delphi, proprio di Delphi 7 in questo caso. Poi l'IDE è cambiato, però gestirne due diventava veramente impegnativo, due IDE di cui uno su Linux diventava molto impegnativo, troppo avanti coi tempi, come dire. Ok, quindi dopo questa digressione, dicevamo, la volta scorsa non è che abbiamo scritto più di tanto. Adesso provo magari a ingrandire, così veniamo anche, contravveniamo il problema dei font. Quello che abbiamo fatto è creare un progetto. Allora, graficamente non abbiamo fatto nulla, e infatti è quello su cui, come dire, avremmo dovuto concentrarci questa sera, ovvero passare alla parte più carina dell'applicazione, ovvero quella che è l'interfaccia grafica. L'altra volta ci eravamo concentrati sulla business logic, tant'è che qui c'è una finestra praticamente vuota, questa finestra principale è l'unica del progetto, dentro non c'è niente, perché di grafica pura non avevamo fatto proprio niente. Avevamo iniziato a pensare al nostro timer Pomodoro come un oggetto che magari avvia N sessioni, che ha una durata, che ha diverse opzioni configurabili, perché i tempi li vogliamo avere configurabili, quindi vogliamo fare un po' tutto quello che personalizzare, diciamo, anche aspetti del comportamento del timer.
pensando un po' a queste cose, avevamo iniziato a scrivere del codice. Ad esempio, avevamo idealizzato un po' di entità del nostro sistema che ci siamo inventati. Ad esempio, questo vabbè, a parte il prefisso pomo, che si chiamava tutto pomo, questo pomo stage, lo stage l'avevamo pensato ad esempio come una delle fasi per cui io vado a girare il mio timer, ovvero o per fare un pomodoro, cioè 25 minuti di lavoro, 20 a seconda di come li vogliamo configurare, la pausa breve, quella tra un pomodoro e l'altro, e il long break, la pausa più lunga ogni 4 pomodori, dove si va a fumare chi fuma, si dà retta ai colleghi, si leggono le email, si fanno un po' di cose, ci si rilassa. Quindi queste erano le varie fasi. E cosa avevamo fatto? Avevamo pensato anche un po' di opzioni, ovvero avevamo creato una classe Pomo Option. Quindi qui c'è tutti i valori che sono dei valori che potremmo pensare come costanti. Li avevamo messi all'interno di una classe e resi configurabili, quindi diciamo che partono con un default, quello sì, però all'occorrenza abbiamo la possibilità di andarli a cambiare in modo che ipoteticamente un domani, quando abbiamo un'interfaccia utente da basarci sopra, possiamo andarli a variare e a rendere personalizzabile il nostro pomodoro. Quindi qui dentro c'era un dizionario di stage e interi, cioè associava ad ogni fase del nostro timer, quindi pomodoro, la pausa breve, la pausa lunga, un intero che sono di fatto i minuti, cioè è un dizionario che ci mantiene i minuti per ogni fase che noi abbiamo configurato. Poi ci sono i metodi, questi sono metodi di accesso, quindi abbiamo una proprietà che si può indicizzare, questa proprietà minutes. Cioè noi scriviamo minutes, mettiamo tra parentesi lo stage e questo oggetto ci restituisce praticamente i minuti configurati dall'utente per quella fase del nostro stage, del nostro pomodoro. E poi c'è l'implementazione, ovvero creiamo l'oggetto, creiamo il nostro dizionario, mettiamo dentro i default, quindi 25 minuti per il pomodoro, 5 minuti pausa breve, 15 pausa lunga. Quando distruggiamo questo oggetto dobbiamo ricordarci di distruggere anche il dizionario che abbiamo creato, perché ne siamo in un certo senso responsabili. E poi qui c'era il recupero delle proprietà, cioè dato uno stage proviamo a recuperare dal dizionario i suoi minuti. Se non ci riusciamo, if not, restituiamo un default che sono 10 minuti. Quindi l'alternativa era o dare un errore o dare 0, ma 0 può essere un valore che insomma non è plausibile. E poi c'è questo set minutes che piacevolmente è vuoto. Mi sono scordato, perché ricordo sempre le cose le facciamo assieme, ma sono io quello che scrive, quindi. E quindi se qualcuno si è scordato qualcosa posso essere solo io, quindi mi sono scordato di implementare questo, che è il metodo di set, perché supponendo di rendere configurabile questa parte, noi potremmo anche entrare qui e andare a cambiare i minuti, ad esempio del pomodoro, della pausa. Quindi il get è chiarissimo, va a recuperare e mette nel risultato della funzione i minuti, oppure dal default. Se invece vogliamo il set, semplicemente andiamo sul nostro dizionario dei minuti, usiamo lo stage, cioè la fase, ovvero il pomodoro, la sessione, quello che è la pausa come chiave, e gli passiamo il value, che è un intero, che sono i minuti. Quindi da fuori si usa una scrittura che sembra l'accesso a un array associativo, sia in lettura che in scrittura di questa proprietà. La lettura e la scrittura vengono mediate da questi metodi, che uno è una funzione che dato la fase ci dà i minuti, l'altro prende fase minuti e la va a mettere, e noi rispondiamo usando questo dizionario. Così ho finito di scrivere anche questa parte, che ci mancava un pezzo di codice sicuramente. Poi che cosa abbiamo fatto di bello? Abbiamo pensato al concetto di sessione, ovvero io prendo il mio timer
lo vado a girare, gli vado a dare un giro e abbiamo idealizzato che allora il pomodoro e la pausa sono il tipo di sessione che noi possiamo chiamarti stage, ma potremmo chiamarlo session type, session kind, possiamo usare i nomi che vogliamo. La sessione, questa pomo session a tutti gli effetti è la carica praticamente, cioè io quando prendo il mio timer e giro avvio una sessione. Quindi cosa faccio? Avrò una fase di quelle che abbiamo definito prima, quindi o il pomodoro o la pausa, o la pausa breve, la pausa lunga, i minuti che eventualmente sono quelli che sono stati configurati, o magari come interfaccia utente potrei anche prevedere di mettere dei tasti per dire avvio una pausa breve e scelgo tra 5-10 minuti e una pausa lunga scelgo tra 15-20, quindi potrei anche... Ho deciso qua di lasciare libero nella creazione della sessione il numero di minuti, un po' come se noi girassimo il timer dicendo quello che vogliamo fare, ovvero vogliamo lavorare un nuovo pomodoro, fare una pausa, e quanti minuti do al timer, e questo dà il via una sessione. Perché è comodo questo oggetto di sessione? Perché una volta passati questi minuti, questo oggetto ci dice, ad esempio, intanto memorizza i minuti e il motivo per cui stiamo caricando il pomodoro, si memorizza che ora è stato caricato, quindi sapendo che ora è stato caricato e quanti minuti dura, sappiamo anche a che ora dovrebbe terminare, e ci siamo creati un po' di funzioni e proprietà per accedere a questi dati e sapere ad esempio quanto tempo rimane, abbiamo finito, cioè il timer è finito, cioè ha suonato, quindi vuol dire abbiamo superato quell'ora di fine che ci siamo prefissati. Cioè questo è una guida per, una volta che abbiamo caricato il nostro timer, andarci a dire a che punto siamo, quanto manca, se abbiamo finito, perché stiamo, come dire, caricando il timer, eccetera eccetera. Quindi rappresenta proprio la sessione in corso, quindi il nostro lavorare. Qui ovviamente potremmo aggiungere anche degli altri metodi di utilità, ad esempio sapere quando manca un certo quantitativo di tempo alla fine della sessione, perché magari 5 minuti vogliamo dare un incoraggiamento all'utente. Molte applicazioni lo fanno quando c'è una sessione, ad esempio un pomodoro che dura 25 minuti, dopo 20 uno inizia a perdere la concentrazione, inizia a non farcela più. Ci sono quelle applicazioni che ti dicono mancano 5 minuti, come per dire resisti perché ce l'hai quasi fatta, e così magari perdi anche quella minima tentazione di distrarti, e magari rendendo nullo un pomodoro che era quasi alla fine. Quindi questo, e qui potremmo a livello di tempistiche mettere dentro tutto ciò che consideriamo utile per utilità e per tante altre cose. Andando avanti, quindi che ci potremmo fare? Quindi qui cosa abbiamo fatto? Banalmente ho messo dentro un po' tutte le varie cose, ho memorizzato i minuti, lo stage, questi sono dei campi privati, quindi quando creiamo un oggetto sessione con il nostro costruttore dobbiamo obbligatoriamente dirgli perché abbiamo una sessione, i minuti, e questi dati, come vediamo qui, ce li andiamo a salvare. Data ora di avvio della sessione, banalmente è un now, cioè prendo la data ora corrente e la memorizzo in modo che da sapere quando ho iniziato questa sessione. Banalmente si può fare, ci calza quasi a il buon Frankenstein, quindi coadiuvato dall'assistente Frederick, come dice. E qui banalmente cosa andiamo a fare? Incrementiamo di n minuti la partenza, e quindi diciamo questa è la data ora, perché abbiamo sempre tutte e due le informazioni in cui si dovrebbe restare, la sessione dovrebbe finire. Quindi vogliamo sapere quanto tempo ci rimane, abbiamo questo time span, che è una struttura che ci fornisce informazioni legate agli intervalli tra due date. È relativamente nuova, perché prima si lavorava con dei valori decimali di cui la parte intera era informazione sui giorni, la parte decimale sulle ore, poi si andava a scomporre, era un po' complicato.
Invece con questo time span è tutto abbastanza facile, perché è proprio un oggetto fatto per rappresentare il mitico Fubit. Benvenuto a una live, così rivedi un po' di codice che magari ti faccia accapponare un po' la pelle, visto che tu hai lavorato con a suo tempo con Come va? Spero bene. Ogni tanto passo durante la settimana a vedere un po' di giochi, perché mentre si lavora, cioè in sottofondo, o mi ascolto videogiochi. Tra l'altro ho visto la settimana scorsa, ci siamo fermati a vedere dei picchiaduro di quelli veramente dove era attorniato da un sacco di gente che cercava di saccagnarlo di botte, e quindi cos'era, Punisher mi sembra, che con donzelle che venivano bellamente picchiate in questo videogioco, e nel loro atto di morte lasciavano giù gli anelli di fidanzamento, delle scene stranissime di questo videogioco. Dicevo, qui andiamo a sottrarre ovviamente la data di fine da quella attuale, e così sappiamo praticamente quanto manca, espresso in time span, cioè c'è un oggetto che ci dice quanti millisecondi, quanti minuti, cioè contiene l'informazione, e noi possiamo estrarre ore, minuti, secondi. Tra l'altro, giusto adesso che mi fai venire in mente, devo fare lo shutout, come che l'ho configurato, perché ho detto, metti che non ho neanche fatto lo shutout a Diana, quindi lo faccio subito che faccio il raid. Mi sono fatto prendere dall'emozione, quindi ho fatto una contravvenzione a tutte le regole formali e informali di Twitch, ma non era ancora pronto, e quindi seguite se volete vedere dei giochi classici commentati da in sottofondo. Soprattutto a volte ci sono delle, non si può fare a meno di fare dei commenti divertenti, perché ci sono alcuni giochi che non dico che si prestano, però nel momento in cui si è lì che si guarda la scena. Ok, quindi dicevamo, e qui IsEndid ci dice se la sessione del pomodoro è finito, cioè cosa facciamo? Andiamo a chiamare sempre questa funzione che ci dice la differenza tra la data ora di fine della sessione e la data ora attuale. Quindi se now è più grande, cioè abbiamo superato la data ora di fine, è chiaro che avremo un valore negativo. Quindi se abbiamo un valore che è 0 o negativo di ticks, questi ticks sono praticamente la risoluzione massima con cui si può avere la differenza tra due data ora. Non mi ricordo di preciso a cosa corrisponde, se ha una... a tick is equivalent of 100 nanosecondi. Dubito che un PC riesca ad arrivare a una risoluzione del genere. Però vabbè, fidiamoci che, cioè, l'unità è quella, però non dubito che riesca a misurarla proprio con questa precisione. Ad ogni modo era giusto per avere un valore assoluto, diciamo che non fossero secondi o quindi essendo che viene calcolato, se siamo a zero o siamo addirittura in negativo, vuol dire che questo remaining time ha iniziato a contare alla rovescia, quindi è negativo, e vuol dire che la nostra sessione è finita. Ovviamente tutti questi metodi sono anche un po', come dire, clean code, perché invece di usarli nell'interfaccia andandoci a tirare fuori magari solo un'informazione tipo quando finisce la sessione, possiamo metterli direttamente nella sessione, così ovunque noi vogliamo sapere il tempo rimasto abbiamo l'implementazione qui, cioè nel punto in cui abbiamo anche i dati per determinarlo, e quindi non dobbiamo ripetere il codice, ma basta che chiamiamo questo
e ad esempio potremmo sapere di una sessione quanto tempo è già trascorso, se volessimo implementarlo un qualcosa del tipo function get elapsed time, sempre di tipo time span. Questa ad esempio non l'ho implementata, ma se la vogliamo aggiungere, il result sarà time span, sarà sempre una sottrazione tra il come dire il momento in cui abbiamo iniziato la sessione, e quel dato ce l'abbiamo, e now. Quindi se questo è per forza minore, anzi quindi dobbiamo invertire, perché questa idealmente sarà sempre maggiore. Questo viene inizializzato now quando parte la sessione, quindi now sarà sempre più avanti, e quindi qui il più grande, qua il più piccolo, risultato un time span positivo. E così abbiamo aggiunto un'altra funzionalità, quindi tutte le volte che qui abbiamo bisogno di qualcosa che riguarda la sessione, banalmente possiamo aggiungerlo qui, e così nel resto del programma siamo facilitati, perché abbiamo questa bella strutturina dati di cui abbiamo poi tutto il sorgente. Quindi qui ci sono i famosi ticks, abbiamo giorni, ore e minuti, inteso come dati già scorporati. Cioè ad esempio se è passato un'ora e 30 minuti, su get hours abbiamo 1, su get minutes abbiamo 30, mentre get total hours e get total minutes danno dei valori totali espressi in minuti e ore. Quindi c'è una parte che estrae e converte le ore e i minuti del tempo trascorso, e una parte che ti dice quanto è trascorso espresso in ore ed espresso in minuti. Quindi questa è una struttura mutuata prevalentemente da .NET e da altri linguaggi che ce l'hanno molto simile. Poi basta, direi che poi il concetto della sessione finisce qui. Quando la vogliamo avviare una sessione, noi creiamo questo oggetto e è come se caricassimo il pomodoro. Poi abbiamo implementato il timer, quindi il timer di nuovo è un po' un collettore di quello che abbiamo visto negli altri, cioè è il nostro orologio che ha un timer, inteso come in questo caso un timer di Windows o comunque il timer fornito dalla piattaforma, che se compiliamo questo su Linux o su Android o su Mac abbiamo degli strumenti diversi che il sistema operativo ci mette a disposizione, ma in tutti diciamo è equivalente. Il timer ha lo stesso comportamento, ovvero ci manda un messaggio quando è scaduto il tempo che noi impostiamo. Ogni volta che quel tempo trascorre ci arriva, come dire, un tick, c'è un evento che viene scatenato e noi facciamo qualcosa, e lui ogni n volte che scatta questo evento ci va a fare i suoi ticchetti, e noi a quel punto cosa facciamo? Andiamo a controllare un po' come stanno le cose, ovvero andiamo a vedere se c'è una sessione, se è scaduta, eccetera eccetera. Quindi qui dentro cosa abbiamo messo? Abbiamo messo la creazione del nostro pomodoro, che va a creare l'oggetto che contiene le opzioni che abbiamo visto prima, il famoso timer per fare il ticchettio inizialmente spento e messo come interval a 200 millisecondi, cioè noi lo facciamo andare più veloce del secondo, e poi ogni volta che lui fa un tick abbiamo assegnato questo metodo. Quindi questo è l'evento on timer che viene scatenato quando diciamo il timer ticchetta. Questo end internal timer è un metodo che è qua sotto, che praticamente va a rispondere al ticchettio e va a fare, come dire, delle verifiche. Ad esempio se il timer è fermo, allora usciamo, non dovremmo neanche entrarci, ma questo è un controllo di sicurezza. Se la sessione non è ancora finita, cioè se abbiamo ancora una sessione in corso e il tempo non è trascorso, non facciamo nulla, perché l'obiettivo di questo ticchettio qual è? Quello di dire andiamo a vedere se abbiamo una sessione, e nel caso ce l'abbiamo, se è scaduta, cioè se il tempo è trascorso. Perché noi creiamo quell'oggetto di sessione che dice quando inizia, dice quando dovrebbe finire, ma qualcuno deve
deve ovviamente controllare nel momento in cui parte, che prima o poi quando raggiungiamo la parte di fine, questo è tutto il come dire, la sessione si arresti, ed è quello che poi viene qui. Cioè, se noi siamo in attesa e non abbiamo nulla in esecuzione, usciamo. Se la sessione è finita, usciamo. Se la sessione è finita, abbiamo un ticket e abbiamo anche una sessione. Questo idle controlla di fatto se abbiamo una sessione. Dobbiamo fare un free and nil session, cioè il nostro oggetto session che rappresenta la sessione, lo andiamo a distruggere e lo mettiamo a un valore nullo, che nel nostro caso, come vediamo qui sotto, sta a indicare che il nostro timer è idle, cioè è in attesa. Cioè quel session è la sessione corrente, finché nil questa espressione da true, che sta a indicare che il nostro timer è idle, cioè come la CPU è lì che non sta facendo niente, sta aspettando di avere un qualcosa da fare. Quindi è per quello che qui, se siamo in idle, usciamo. Se invece una sessione ce l'abbiamo, allora a quel punto possiamo iniziare a lavorarci. Dobbiamo solo vedere se è finita, finché è finita. Nel momento in cui troviamo che è finita, qui abbiamo messo un to do, perché noi l'andiamo a stoppare con questo session, ma qui dovremmo gestire dei log, dovremmo magari mettere un evento, cioè dovremmo controllare che quando è finita, ok, la stoppiamo, ma andiamo a dire a qualcuno: ehi, guarda che la sessione è finita e il timer non sta più lavorando. Quindi questo è un po' lo spazio, più che un to do, che è una cosa da, come dire, obbligatoria da fare. Metto un int della serie, qui potremmo espanderlo in questo modo. C'era uno start, quindi questo è un po' il collettore. Quando vado a fare lo start del timer, è come se io lo prendessi e gli dessi la carica. Quindi qui esprimo solo il motivo per cui vado ad avviarlo. Questo stage sta a indicare: faccio un pomodoro, faccio la pausa. Quindi se il timer non è in attesa, non è inerte, cioè non è in attesa, esco, vuol dire che lo sto probabilmente continuando ad avviare più volte. In realtà qui poi potremmo anche considerare che se sta lavorando, di terminare la sessione in corso ed eventualmente avviarne automaticamente una nuova. Potremmo anche fare quello, quindi al momento ho deciso che se è già carico non possiamo caricarlo ulteriormente, quindi in quel caso uscirei. Cioè, forse sarebbe più corretto dare un errore, segnalare che non può essere caricato un'altra volta, perché in questo caso non succede niente, l'oggetto non si rompe, continua a fare il suo lavoro se tento di caricarlo due volte, ma di fatto io non, se sbaglio come sviluppatore a chiamare i metodi di questa classe, non me ne accorgo, perché lui continua ad andare, non fa nulla, non si rompe, ma non mi dice niente. Quindi nell'interfaccia, però, se noi agganciamo un'interfaccia utente a questa roba, continueremo a vedere che tutto prosegue come prima, e quindi in un certo senso a livello pratico ce ne accorgiamo. Quindi al momento rimane così, poi se vogliamo cambiarlo, il codice lo cambiamo. Qui se invece il timer è inerte, lo possiamo caricare creando appunto la sessione. Cioè qui è il punto in cui creiamo la session, cioè diciamo che okay, andiamo a caricare per lo stage che mi hai indicato, per il motivo per cui mi hai ingaggiato: pomodoro, pausa breve, pausa lunga, e i minuti che a livello di sessione sono liberi. Qui non li chiediamo come input, ma semplicemente li andiamo a recuperare dall'oggetto che contiene le opzioni. Quindi quello che facciamo è avere le opzioni con tutti i minutaggi. Prendiamo questa fase, recuperiamo i suoi minuti configurati, quindi se io li vado a cambiare, ogni volta che avvieremo una nuova sessione avremo i minuti aggiornati, e creo una nuova sessione e poi la vado a memorizzare e poi attivo il timer. Cioè a questo punto io con questo session diventa ovviamente diverso da null, da nil, e quindi inizio a lavorare e abilito il timer in modo che mi vada a fare ticket, ovvero che ogni tanto, ogni 200 millisecondi, vado a vedere se sto lavorando, se la sessione è ancora in corso, se è finita, e a quel punto a terminarla nel caso sia finita. Quindi è proprio il nostro timer, questo è proprio il nostro ticket.
che il nostro timer fisico con un pochino di logica che lo specializza nel fare, introduce questo concetto di sessione, questo concetto di minuti, cioè aggiunge qualcosa di non reale ovviamente, ma di virtuale, perché il timer ha delle caratteristiche particolari, quindi questo è il motivo per cui poi c'è lo stop diciamo è un po' un evento forzato, teoricamente nel timer fisico non sarebbe neanche possibile, perché non riuscite a stoppare, al massimo potete metterci una mano, metterlo in pausa, ma stopparlo vuol dire forzare la molla per portarlo a zero, ma non è una cosa immediata. Essendo questo però virtuale, cioè se io devo andare a casa lo stoppo e semplicemente chiudo la sessione. Diciamo che questa roba potremmo, come dire, gestirla tutta qui dentro da un certo punto di vista. Quando si stoppa si taglia, nel senso, cioè nella metodologia, o diciamo che dopo si riparte comunque da zero. Il concetto sarebbe che, vabbè, lo stoppo perché magari poi farlo ripartire vorrebbe dire scegliere se fare poi una pausa o un altro pomodoro. Magari uno mi interrompe, io lo stoppo, quel pomodoro tecnicamente sarebbe void, come si suol dire, cioè sarebbe perso. Quindi, cioè, se io non arrivo a una sessione che scade naturalmente, quindi che muore di vecchiaia, ma la interrompo io, tecnicamente non ho completato il pomodoro. Lo stop può essere utile perché magari io metto una pausa di 5 minuti o di 15 minuti. Sì, il termine, il pomodoro più che tagliato era squash, era spappolato, una cosa del genere. C'era un termine del genere, cioè non andavi a schiacciare. Sì, cioè, c'è un termine, diciamo che il pomodoro di per sé risulta nullo, cioè non lo puoi ovviamente considerare buono perché se l'ha interrotto. Secondo me lo stop è più utile quando io ad esempio avvio una pausa magari di 15 minuti, dopo 12 minuti sono già ok, se voglio ripartire, cioè stoppo e magari parto con un pomodoro subito perché magari sono già pronto, non so, questa è, diciamo, una cosa logica che ci siamo inventati, ma poi noi possiamo tranquillamente sia deviare, decidere di non supportarlo, eccetera. Quindi possiamo fare un po' tutto quello che vogliamo. Non è che il concetto qui è che se ho una sessione, se non ce l'ho non succede niente, perché quell'idol tra l'altro non dovrei neanche, come dire, controllare se è diverso da nil, perché secondo me il free and nil, se vado a vedere come è fatto, prende la variabile, cioè chiama il metodo free, cioè se è già nil dovrebbe non dare un'eccezione, cioè il free in sé dovrebbe controllare se stesso se è diverso da nil, e poi se è diverso fare il destroy. Quindi in poche parole, io se chiamo uno di quei metodi su un oggetto che è nil non si arrabbia, quindi potrei anche non controllarlo, ma non mi sembra bello formalmente. Quindi questo era l'ultimo step della logica, e la logica a questo punto non è che è terminata, però, come dire, possiamo aggiungere un log di quanti, un contatore di pomodori, possiamo mettere tutto quello che vogliamo, però ci eravamo fermati perché l'idea era poi quella di andare a costruire qualcosa a livello di interfaccia utente, e direi che l'idea rimane. Adesso chiudo eventualmente un po' le finestre che non servono, il few bit. Non so se le cose sono cambiate, ma quando mi occupavo di programmazione ricordo che la buona norma è tornare dalle procedure, l'esito della procedura o funzione stessa, inteso come non era proprio una buona norma cioè buona norma nel senso che si usava come norma, ma in almeno in linguaggi strutturati come Delphi o come C Sharp, Java, Python, cioè intendi che tu ritorni true false
e poi il parametro lo recuperi per riferimento in qualche altro modo. In linguaggi strutturati, programmazione strutturata non si usa più, cioè ad esempio per una connessione al DB io ho un metodo open, non mi dà un valore di ritorno, perché se per qualche motivo non riesce a fare l'operazione mi solleva un'eccezione, cioè solleva un oggetto che contiene delle informazioni sugli errori, che è una delle cose, tra l'altro non so se qui l'ho gestito o meno in qualche modo, no, qui ancora non l'ho gestito. Comunque è una condizione che fa sì che il metodo, cioè la logica, non vada avanti. Si risale nello stack e si va a cercare un punto dove l'errore è gestito praticamente, e questa parte dove l'errore è gestito riceve, come dire, in dote un oggetto che contiene le informazioni con il motivo per cui l'operazione che sentite di fare non è andata a buon fine. Quindi è un po' come dire, è un'abitudine quella che non si usa più che altro perché ti costringe a mettere dopo ogni funzione un if per controllare se è andata a buon fine o meno, e quindi tu devi fare continuamente un controllo dell'errore, mentre nel mio caso io la potrei gestire. Ad esempio, supponiamo che dove potrei fare questo esempio? Supponiamo che questa istruzione vada in errore perché io qui sto passando, non so, un parametro nil. Quando si verifica quell'errore, praticamente tu non riesci a proseguire, cioè cercando in modo di spiegarlo in maniera povera, tu non riesci a proseguire, quindi questa istruzione non viene eseguita, ma lui inizia a andare al chiamante di start, al chiamante del chiamante di start, finché non trova un blocco che fa il catch di quell'errore, cioè che dice: ok, io ho fatto una chiamata in un blocco protetto e in questo blocco ho la gestione dell'eventuale errore che si può verificare. Quindi ad esempio qui in stop, se vuoi sapere se l'hai stoppato davvero, ad esempio se io volessi fare in modo che tu non chiami lo stop quando il timer non funziona, non uso un booleano come ritorno, ma qui invece che fare exit, anzi facciamolo qui sullo start, mettiamo che io consideri errore il fatto di caricare due volte il timer. Cosa succede quando faccio start? Se non sono in idle, cioè se ho già avviato il timer, qui dovrei ad esempio segnalare un errore, quindi fatto col booleano dovrei trasformare questo in una funzione, mettere un boolean qui e restituire, qui mettere ad esempio result false e uscire, e mettere il true negli altri casi. Mettiamo però che io abbia fatto una funzione come questa che può andare in errore e già restituisce un valore, cioè tutti i valori di ritorno praticamente me li gioco, cioè servono solo per controllare l'errore. La prassi è sollevare un'eccezione, cioè invece che ad esempio se io qui metto exit sto uscendo in silenzio senza fare rumore e semplicemente evito di caricarlo due volte ma non dico nulla. Se voglio trasformare un errore scrivo raise exception create, ad esempio non puoi avviare il timer quando è già attivo. Questa è un costrutto, exception è diciamo l'errore più generico. Quello che succede è che nel momento in cui faccio questo raise, questo exception create va a creare l'oggetto che rappresenta l'errore, poi lui non prosegue nell'esecuzione del resto del codice di session, lui esce da questo e va a cercare il chiamante di questo start, che può essere ad esempio nella mia finestra, così iniziamo a buttare giù anche un po' di, può essere il mio button, il mio pulsantino dove ho creato il mio timer. Adesso lo andiamo a recuperare, lo andiamo ad aggiungere. Supponiamo di averci timer pomo timer, abbiamo il nostro timer che viene creato e andiamo qui e facciamo start e facciamo ad esempio una cosa del genere, manca un parametro,
manca il devo importare la unit coi tipi. Home stage, per esempio, io avvio un pomodoro e poi avvio di nuovo un altro pomodoro. La seconda chiamata mi andrà in errore, ovviamente. Quindi qui in realtà qui sto introducendo due problemi, un memory leak e anche un, se vado qui e vediamo cosa succede, anche vabbè, possiamo anche fare senza debug, non è necessario, però un debug diciamo che è meglio. Non vedo la mia finestra, perché non la vedo. Ho il perché questo è una libreria grafica e ho la GPU che è completamente occupata da OBS. Qui c'è il pulsante, se provo a pigiarlo, ho creato il timer, se provo a fare uno start dovrebbe andare a buon fine, vediamo se lo fa. Ok, se provo a fare questo è quello che otteniamo. Non so se si vede. Adesso provo a vedere se riesco a zoomare. Non può avviare il timer quando il timer è già attivo. Quindi in realtà che cosa è successo? Che lui, vabbè, io poi se gli do continue, quello che otteniamo è che ci troviamo praticamente il messaggio. Questo perché? Perché Delphi mette un gestore di eccezioni automatico. Cioè, quello che di fatto accade è che se io sollevo quell'eccezione, quell'errore e non lo gestisco, quell'errore passa dal mio button click, passa alla funzione che ha richiamato il mio click, il mio evento, a quella che ha gestito il messaggio che ha portato il click, cioè va su, risale, a un certo punto c'è Delphi che ammette un catch, cioè che fa la cattura di questo errore e dice ok, se nessuno ovviamente l'ha gestito, lo gestisco io. Facendo che cosa? Mettendo in un messaggio come questo l'errore, la descrizione che cattura dall'errore. Però la cosa carina è che a quel punto, essendo che l'errore è gestito, se io do l'ok ripartiamo come prima, cioè il programma è ancora funzionante, non si è interrotto, quindi se io lo rifaccio questa volta andrà in errore sulla... Ah no, perché ne sto creando un altro timer, quindi sto creando vari timer uno dopo l'altro, e tra l'altro non ne ho neanche distrutti, quindi qui c'è il problema. Se vado a vedere il break, vedi che si blocca qui, quindi qui c'è l'errore quando viene sollevato non si prosegue oltre ma si risale nella funzione chiamante, quindi a un certo punto stiamo risalendo nel codice di Delphi che sta gestendo a un certo punto, addirittura qui c'è dell'assembler, quindi arriverà a gestire come dire quell'errore. Se vogliamo gestirlo noi, quello che dobbiamo fare è mettere la gestione dell'errore, ovvero io creo il mio timer, faccio una chiamata che può portarmi, faccio lo start del timer, faccio una chiamata che può portarmi ad avere un errore. Se voglio gestirlo devo metterlo sotto try except, in questo caso. Questo costrutto fa sì che se qui si verifica un errore, questo except lo cattura, cioè quell'oggetto viene passato a questo pezzo di codice che può farci quello che vuole. Quindi ad esempio potrei dire potrei mettermi il valore, generalmente si scrive così, una cosa del genere. Ovviamente il tipo di errore posso discriminarlo da questa classe, quindi questo vuol dire che se c'è un errore, ovviamente solo si verifica l'errore, altrimenti qui dentro non entro, quell'oggetto, quella variabile e mi contiene il dato, e qui potrei dire faccio show message e.message, e a quel punto l'errore l'ho gestito io. Cioè cosa succede? Che se vado in debug, messo un po' di breakpoint, così cavolo OBS mi tiene tutta la grafica, dobbiamo lavorare con la grafica, non riesco. Io arrivo qui, ho creato il mio timer, faccio lo start, quindi lo start cosa vuol dire? Sto lavorando, sono in attesa, sì, quindi questo non è verificato, creo la sessione, parte il timer ed esco.
a questo punto arriva qui e ci riprovo, cosa succede? Sto lavorando, sì, quindi va in errore. Qui è Delphi che mi segnala che c'è stato l'errore col suo messaggio. Se io do il continue, noi ci ritroviamo praticamente, questo è il messaggio che ho gestito io, non l'ha eseguito, diciamo, passo per passo. Ok, va a controllare, siamo finiti addirittura nella gestione, adesso lo lascio andare. Ok, qui mi avvisa, se lo stoppo, vedi ci troviamo qui, ci ritroviamo in questo pezzo di codice dove c'è scritto non puoi avviare il timer, quindi questo blocco di fatto gestisce l'eccezione, cioè vuol dire che nel momento in cui lo inserisco dell'errore me ne occupo io e quindi lo devo gestire in qualche modo, e in questo caso lo stampo con questo show message, ma potrei mettere una label, potrei fare quello che voglio, e quando si esce da questo blocco l'errore non c'è più. Quindi qui fa vedere il mio messaggio, ma se lo chiudo non trovo quello di default, perché vedi che vado alla fine del mio evento e Delphi non fa nient'altro. Diciamo che gliel'ho sottratto, l'ho gestito io e non si potrebbe nascondere il pulsante. Sì, infatti io perché non ho gestito eccezioni, non mi sono fatto troppi problemi, perché noi lavoreremo poi tutto in questo modo, cioè nel momento in cui dobbiamo fare delle operazioni col timer, noi usiamo le azioni, che sono uno strumento di Delphi, e di fatto con le azioni noi possiamo aggiornarle o anche disabilitarle o nasconderle all'occorrenza, gestendo praticamente l'abilitazione dei controlli ed evitando che l'utente incappi. L'eccezione a cosa serve? Che se io lo do a uno sviluppatore e non all'utente finale, lo sviluppatore è guidato nel sapere che cosa può e non può fare con la mia classe, e quindi le eccezioni di fatto servono per questo, però a livello di programmazione ovviamente è perfettamente inutile che io lasci scaturire o consenta di avviare due volte un timer se non è ammesso, perché praticamente visualizzo solo degli erroracci e spavento solo l'utente. Facciamo esattamente la cosa che scrive appunto Holistic, quindi togliamo tutti questi breakpoint che abbiamo inserito dappertutto, che non servono. Ok, allora c'è uno strumento molto comodo in Delphi che sono le azioni, è un'implementazione di un pattern command, ovvero io sono in una finestra, questa è la nostra interfaccia del pomodoro, quindi iniziamo a costruirla alla buon'ora, qualcuno dirà. Ho un componente che mi fa da lista di azioni, le azioni sono tutto ciò che in questa finestra posso fare, come ad esempio uscire dall'applicazione, aprire un file, oppure ad esempio anche avviare o restare un pomodoro, perché questo è anche il suo obiettivo. Quindi gli do un nome un po' migliore, lo chiamo main action list oppure pomo action list, così rimaniamo in tema. Il pulsante lo lascio un attimo lì. Quindi come funziona questa cosa qui? Con un doppio clic possiamo andare a definire un po' delle azioni che possiamo fare. Ad esempio, cosa possiamo fare? Possiamo creare due azioni, io col più le vado a inserire, poi verranno come al solito configurate col suo inspector. Ad esempio qui una la chiamo timer start action, che se non si legge che è il nome dell'identificativo, timer stop action, quindi uno fa start e stop, come testo metto appunto stop, e sullo start scrivo start. Gli do un testo perché quando avremo dei controlli che lanciano questi comandi vanno a prendersi la descrizione da questo testo. Potrei dargli una categoria, potrei dargli tutta una serie di parametri, quindi qui c'è il testo, c'è il nome univoco dell'azione, potrei associargli un'immagine,
Però vedete che ho anche abilitato, tra le altre cose, è anche il visibile sì no, quindi queste sono delle operazioni che posso fare sulle mie azioni. Le mie azioni poi cosa diventano? Allora, diciamo che noi gestiremo un timer solo, quindi potremmo dire che al netto del codice che ho scritto io, ok, noi potremmo andare nella nostra finestra. Questa è la classe della nostra finestra, quindi al netto dei commenti che non servono, si chiama addirittura ancora form 1, che è un nome bruttissimo, allora chiamiamolo name main form, così ha un nome migliore. Potremmo dire: questa è la mia form che gestisce il pomodoro. Nei campi privati ci aggiungo un campo che si chiama pomo timer, di tipo pomo timer, e questo è il timer, cioè quando io creo la finestra vado a creare il timer, quando la distruggo lo vado a distruggere e lavoro con un timer solo. Quindi volendo potrei gestirne anche più di uno, potrei farmi una lista di timer, potrei fare, però a complicare diciamo facciamo sempre in tempo. Quindi cosa vado a fare? Vado a mettere magari nel mio form un bel costruttore che deve essere fatto in un certo modo, almeno per la finestra. Poi questo codice lo vado a togliere. Il costruttore, richiamo ovviamente il metodo, l'implementazione ereditata. Il costruttore mi serve perché vado a inizializzare la finestra e tra le altre cose cosa faccio? Vado a creare il mio timer. Poi mi servirà anche un distruttore, che non è Conan come sempre, un destroy, per far sì che nel momento in cui io vado a chiamare la funzione che è ereditata, che distrugge tutte le cose della finestra, prima vado a controllare che se ho creato un pomo timer diverso da nil, e nil lo vado a distruggere e metto la variabile a nil. Quindi ogni oggetto che ne crea un altro generalmente si deve preoccupare della sua distruzione, o con un meccanismo che ad esempio nei componenti è ottenuto con una sorta di observer, che i componenti possono parlare l'uno con l'altro dicendo all'uno: guarda, quando tu vieni distrutto distruggi anche me, oppure notificare l'uno quando un altro viene distrutto. Noi qui stiamo facendo un po' manualmente, quindi creiamo la finestra, creiamo anche il timer, distruggiamo la finestra, distruggiamo il timer, togliamo questa logica dal nostro button click. Se noi svuotiamo la gestione di un evento e salviamo, sparisce tutto come per magia, e a questo punto lo gestiamo invece con le azioni. Quindi abbiamo ad esempio l'azione timer start, ci faccio un doppio clic e c'è questa routine, clicchiamo anche sullo stop, mi prepara queste due routine da eseguire quando io vado ad eseguire l'azione di start e di stop. Le azioni quando è che vengono eseguite? Quando sono segnate a dei pulsanti, a delle toolbar, a dei menu. Quindi facendo clic sul menu io eseguo l'azione. La cosa carina è che se io disabilito l'azione, qualsiasi pulsante, qualsiasi menu, qualsiasi controllo è agganciato e di fatto triggera, diciamo, per usare un italiano un po' così, quell'azione viene disabilitata, cioè quel controllo viene disabilitato. Facciamo presto a fare una demo perché lo vediamo in due secondi. Quindi il timer, ad esempio, timer start, farà semplicemente il pomo timer start. Qui adesso lascio magari tra le opzioni il pomodoro, ma ovviamente dovremmo decidere che cosa avviare, se avviare la pausa, avviare il pomodoro. Per semplicità lascio un attimo il pomodoro. E lo stop, avremo il pomo timer stop, quindi andiamo a chiamare banalmente i metodi del nostro timer e così togliamo i to do. Però giustamente qualcuno potrebbe dire: se io schiaccio il tasto, quindi come eseguire queste azioni? Intanto ho un pulsante qui, button 1, ok, se button 1 lo associo, ogni controllo si può associare a un'azione,
Quindi nel momento in cui verrà cliccato lancerà quell'azione. Quindi se io lo associo ad esempio al timer start, vedete che intanto ha cambiato il testo del pulsante che è diventato start, quindi il testo del il nome del comando, la descrizione del comando diventa la descrizione anche delle altre, di fatto delle altre, degli altri elementi. Faccio un bel copia e incolla perché quello non guasta mai, metto un altro pulsante, lo associo in questo caso allo stop, però ad esempio noi potremmo andare ad aggiungere anche altre cose, una toolbar oppure un ad esempio un main menu. C'è questo componentino, si chiama main menu, che fa il classico menu. Quindi andiamo qui e aggiungiamo classico, ho parlato presto perché non è proprio classicissimo, menu item, c'è un testo qualcosa, menu item 1. Qui siamo sempre in FireMonkey, quindi abbiamo menu item style. Non capisco come mai non vedo a child. Mi sembra il menu tradizionale a cui sono abituato, però raramente uso dei menu e quindi fammi intanto vedere, vediamo cosa otteniamo visivamente, perché magari ok, comunque su Windows viene mostrato con il classico, come un classico menu visuale. Vabbè, qui non si vede, ha questo spazio strano che non si capisce. Ok, si gestisce diciamo tutto da qui dentro. Quindi questo è il mio menu item, se riesco a cambiargli il testo. Ad esempio potremmo chiamarlo timer, ok, quindi fare un menu timer e poi questo menu item gli associo l'azione start, ok, quindi avremo lo start, aggiungiamo, no, non un child di questo ma un child del primo, questo qui, e quindi mettiamo uno stop. Quindi di fatto nella nostra applicazioncina quello che otteniamo alla fine è un pulsante che fa lo start, un pulsante che fa lo stop, ma volendo anche un menu timer che fa anche lui lo start e lo stop. Quindi cliccare sul pulsante, cliccare sul menu a questo punto è la stessa cosa, cioè questi sono perfettamente in sync e il comando in sé è rappresentato concettualmente dall'azione e non dall'evento del controllo che scatena questa azione. Quindi questa è un po' la magia, qual è, diciamo. Allora, facciamo che questo è il nostro pomo main menu. La magia sta in un altro evento, che in questo caso sta sulla lista delle azioni, ma può essere definito anche per la singola azione, che va a fare una sorta di aggiornamento. Generalmente si può mettere sulle singole azioni, cioè ogni azione ha un evento execute, che è quando viene lanciata, ma anche un evento update che serve di fatto per dirgli come deve essere aggiornata. Cioè aggiornata cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi facciamo qualcosa nella nostra applicazione, lui va a scandire tutte le azioni e va a fare un'operazione di aggiornamento, cioè valuta dei criteri che potrebbero renderla come dire attiva, disattiva, abilitata, disabilitata. Generalmente io non li metto sulle singole azioni perché ci vengono tanti eventi, ma gestisco un evento on update sulla lista delle azioni. Cioè per mettere in pratica quello che diceva prima Holistic, ad esempio poi c'è un flag che dobbiamo impostare per dire che le abbiamo gestite. In questo evento list update, ad esempio, cosa possiamo fare? Possiamo dire che la nostra timer start action, ok, time start action è enabled, cioè è abilitata la nostra azione quando il nostro pomo timer è idle, cioè non sta facendo nulla. Quando è idle, non sta facendo nulla, noi possiamo dare uno start, possiamo dare uno stop quando invece al contrario il nostro pomo timer
sta facendo qualcosa, ovvero quando è not idol. E con queste sole due righe noi abbiamo gestito praticamente questa cosa qui. Lanciamo l'applicazione, teoricamente se tutto, vedete che il nostro pomodoro è fermo e già lo stop è spento, è un po' in grigio, magari non si vede benissimo, però forse sul menu si riconosce un po' che lo stop è in grigio, mentre lo start è abilitato. Quindi avendo abilitato un'azione e disabilitato l'altra, il menu si comporta di conseguenza e i tasti pure. Quindi voi potete agganciare a queste azioni tutti i controlli che volete, una toolbar, un menu, una barra di accesso rapido, mettete tutti i controlli e questi vengono automaticamente sincronizzati. Poi qui manca un'immagine, manca. Quindi a questo punto ovviamente se diamo lo start avvieremo una sessione e quindi abbiamo, come vedete, lo start che è in grigio adesso perché non possiamo più pigiarlo, ma perché è stata spenta l'azione enabled. Se io usassi al posto di enabled un visible avremmo lo stesso effetto, ma vedremmo comparire e scomparire i pulsanti, quindi diciamo che secondo me non è elegantissimo, perché se li allineiamo e li mettiamo in una toolbar vediamo roba che compare e scompare, magari l'utente si aspetta di trovarlo in un punto e eventualmente ci sbaglia a cliccare, e anzi vedendo il pulsante, vedendolo spento, capisce che non è che l'azione non c'è più, ma c'è ma non la può selezionare. Ovviamente lo stop farà lo stop e quindi noi possiamo fare, capito, ci possiamo giocare perché lo start è spento ma lo stop funziona. Ovviamente anche da menu, se io do lo start, vedete che il pulsante ha cambiato lo stato, e anche dal menu è spento. Se faccio lo stop posso dare lo start in uno, posso dare lo stop nell'altro. Quindi a netto che poi il nostro timer stia facendo quello che deve, perché ancora non abbiamo visualizzato niente, questo è molto comodo rispetto a degli approcci che io ho visto, ad esempio, dove ogni volta che si fa un click si va a chiamare un metodo, cioè di fatto è la stessa cosa, chiamare un metodo che aggiorna tutto. Oppure ho visto delle implementazioni dove dicevano: siccome schiaccio start allora spengo lo stop. Il problema è che se si arriva nella condizione di stop in un altro modo non si va a aggiornare i controlli, cioè non devo essere... questo è un po' un approccio simile, non è proprio MVVM, cioè c'è un modello, il mio timer è il modello, è un qualcosa che dice tu sei acceso quando il timer è così, tu sei spento quando il timer è così, e poi la chiamata di questa funzione quando è il momento la gestisce, come dire, la gestisce l'ambiente di sviluppo, in questo caso il runtime. In realtà ogni volta che noi facciamo qualcosa, cioè quando facciamo qualcosa lui fa questo update e si rimette di nuovo in attesa. Anche l'applicazione praticamente gestisce degli eventi in arrivo, quindi ogni volta che ne gestisce uno fa questo update e poi si ferma, gestisce un altro, quindi siamo sempre praticamente aggiornati. La cosa carina è che alcune azioni si possono incorporare nell'ambiente e riutilizzare, quindi noi potremmo fare un componente Pomo Timer e mettere delle azioni dentro l'IDE e riutilizzarle in varie occasioni semplicemente andandole ad aggiungere alla nostra interfaccia. E qui qualcosa che manca ovviamente sono un po' di immagini, ma intanto potremmo, come dire, ho chiuso l'applicazione, non ha detto nulla, quindi direi che non so se ho messo già un controllo per il memory leak, no, quindi adesso lo aggiungo. C'è un flag che è un po' un barbatrucco che fa sì che quando abbiamo un'applicazione in debug, qualora lasciamo degli oggetti in giro, ci venga data una segnalazione in fase di chiusura dell'applicazione. Ci sono degli strumenti anche un po' più potenti, quindi io faccio start, stop, chiudo, non ho visto nulla, quindi start e stop, quindi start crea la sessione, la stop la distrugge. Quando distruggo la finestra, distruggo il timer,
che distrugge eventualmente la sessione, le opzioni. Se abbiamo fatto tutto bene, noi abbiamo un programma che lavora in modo deterministico, cioè non abbiamo un garbage collector, però abbiamo comunque del codice scritto in maniera abbastanza elegante, che comunque fa quello che deve fare, e quindi abbastanza anche dettagliato. Ci manca solo di fare un po' il resto, ovvero come dire, andare ad aggiungere il resto delle cose, controllare le tempistiche, controllare... Sì, è partita una musica un po' rave, ma è alta, no, non è... Perché io la sento un po' alta, ma so che quello che sento io... Questo sembra un po' Gigi D'Agostino, ma non si può, perché dopo ci cassano. Sì, la musica lounge non è così, ci fa venire un po' sonno, invece questa fa un po' di... ha un po' la carica. Quindi che altro fare? Boh, mettere giù un po' di pulsanti. Qui abbiamo fatto uno start, abbiamo messo il pomodoro, ma in realtà noi potremmo andare ad aggiungere tutte le altre opzioni. L'ultima volta che avevamo visto questa cosa qui, avevamo cercato sul sito Pomodoro Technique, c'è il sito, diciamo, ufficiale, che aveva un'app online che faceva un po' queste cose. Ah, si è tenuto anche il task che gli avevo messo la volta scorsa. Questo wind up ovviamente è il, vuol dire, la carica, e qua sotto c'è la scelta dei break con lo stop. Quindi lo stop, quindi qui c'è la partenza e poi c'è il famoso, come fastidioso, c'è il famoso squash che annulla ovviamente il pomodoro, mentre lo stop era solo per le pause. Ma noi potremmo anche implementarlo, diciamo, in questo modo, cioè non siamo costretti a fare due metodi, perché concettualmente qui è solo una questione di descrizione. Cioè potrebbe interessarci per il fatto che una pausa interrotta non è così grave come un pomodoro interrotto, però possiamo iniziare a mettere giù qualcosina all'interno della nostra interfaccia, che, come l'abbiamo fatta al momento, è molto bruttarella. Ad esempio, io casserei, visto che il discorso delle, come dire, delle azioni è abbastanza chiaro, andrei a cassare il menu, il main menu, che non è che ci interessi più di tanto. Magari, ecco, iniziamo ad aggiungere un po' di immagini, così iniziamo anche ad abbellire. Anche qui ovviamente le immagini sono tutte in una collezione che poi viene agganciata alle azioni, quindi se dopo avete un menu, il menu farà vedere l'icona, il tasto farà vedere l'icona, cioè non ha, la bellezza delle azioni è che voi comandi le definite una volta sola e qualsiasi cosa poi gli agganciate, quella cosa rispecchia il testo e la grafica che c'è stata messa sopra, e quindi l'interfaccia, diciamo, si costruisce in pochi istanti. Questa la chiamo Pomo Image List, perché io sono una persona di una fantasia. Andiamo a aprire l'editor. Questo è sempre un editor che tutte le volte lo vedo un po' particolare, cioè ha in realtà un'idea interessante dietro, cioè il fatto di contenere una lista di immagini che non sono quelle che in realtà noi scegliamo, ma sono una lista di immagini che possiamo andare a comporre, mettendone anche più di una, per fare le immagini effettive, quelle che poi selezioniamo davvero. Questo è interessante perché a volte, se ci sono ad esempio degli overlay da fare, cioè magari abbiamo un'immagine che rappresenta i documenti, abbiamo l'iconcina piccola col più per aggiungerlo, la matitina per modificarlo, il meno per eliminarlo, possiamo aggiungere quelle tre piccoline separate, metterne una per i documenti e poi creare la composizione amalgamando quella del documento con una delle altre tre, cioè quindi ci sono... Adesso noi qui avremo un rapporto di 1-1, non ci faremo questi problemi, ma... Quindi aggiungo un'immagine, lascio questo nome, tanto la vado poi a recuperare. Ogni immagine è multi resolution. Ah, qua c'è già un po' di roba. Avevo scaricato già un po' di grafica. Allora, prendiamo questa che è un perfetto pomodoro, direi. Ogni immagine è sempre multi bitmap.
potenzialmente. Cioè io qui ne metto uno perché non voglio, come dire, complicarmi la vita, ma avete praticamente in un'immagine potete associare ed aggiungere altre immagini dandogli una scala e delle dimensioni diverse. Questo cosa comporta? Che quando lavorate con IDPI o con dei dispositivi che hanno risoluzioni diverse e c'è bisogno dell'icona più grande, lui sceglie quella più vicina. Se ne avete messe di diverse versioni, che possono essere anche diverse, netto di essere più grandi, più piccole, magari, non so, in una quando è molto piccola vedo solo l'icona, quando è grande ci vedo dentro un testo, mentre quindi potete creare diverse versioni di uno stesso bitmap e praticamente l'applicazione la sceglie in automatico a seconda della dimensione che gli serve, prendendo quella che si avvicina di più. Poi per arrivare alla dimensione esatta, se non è proprio quella precisa, fa una riscalatura, però è chiaro che più le dimensioni sono vicine, più il ridimensionamento, che tra l'altro ha un algoritmo che possiamo selezionare, diciamo bilanciando, scegliendo se bilanciare grafica, cioè qualità rispetto a velocità, quindi a seconda di quanti icone abbiamo, più l'icona è vicina alle dimensioni e meno ovviamente sgrana, perché sono sempre bitmap. Quindi ci sono in giro anche librerie e componenti per fare, per mettere degli SVG, quindi delle immagini vettoriali fatte da italiano, da Carlo Barazzetta, che a volte si è collegato qui, che se non si collega da un po', ma sarà indaffaratissimo, così lo prendo occasione per salutarlo. Sì, di terze parti si trova tante cose anche open source, anche fatte benino, quindi io ovviamente ne metto una, non voglio complicarmi troppo la vita. Poi gli andiamo a dare anche un nome significativo, quindi abbiamo il pomodoro, questa potrebbe essere la pausa corta. Grande Maurizio, grande Carlo, e Maurizio lo conosce, infatti Carlo ogni tanto esce con novità. Cioè, mi ricordo che è stato in occasione di una conferenza, ho quest'idea, usare i font per creare le icone, sai, quei font che hanno le icone, cioè giù di una settimana c'è il componente fatto, finito, pronto da distribuire con l'editor. Mannaggia, che produttività, è impressionante. Allora, questo può essere la pausa corta, poi mettiamo la pausa più lunga, che è col caffè, poi mettiamo la pausa, questi li ho trovati su un sito royalty free, e quindi questo non mi ricordo che diavolo era, questo che cavolo era, break o uno stop, o perché avevo fatto un prototipo ma non mi ricordo che diavolo avevo usato a fare, un'interruzione generica, sì, in realtà, ma non mi serve, mi serve lo stop, quello sì, questo per lo stop, sono un po' icone un pochino. Ok, adesso gli vado a dare anche un nome, quindi pomodoro, allora stage pomodoro, questo è lo stage short break, questo è lo stage long break, no, in realtà ho sbagliato, allora, start pomodoro più che stage, perché poi queste le agganciamo a dei comandi, quindi conviene avere long break, servono per avviare queste sessioni, ovviamente saranno attive solo se il lo smetto quando voglio. Esatto, il metodo quando voglio è proprio questo, cioè il cancel session. Vabbè, tanto diamogli questi nomi, tanto le cose poi sono sempre intercambiabili, quindi aggiungiamo una nuova immagine e qui nel momento in cui io vado ad aggiungere
Dunque, scusate che vedo, ok, l'immagine qui sotto posso andare ad aggiungere, ad esempio, prenderne due e fare una sorta di combinazione tra le due immagini, avere una risultante. Però, cioè, questa è un po' la potenzialità del componente, ma in questo caso non lo sfruttiamo e abbiamo un 1-1, ma comunque. Altra immagine, quindi non col pomodoro ma con questo. Altra immagine che scegliamo con la long break. No, ho sbagliato appunto il tasto. E questo serve per mettere meno risorse, far lavorare un po' più leader rispetto a Photoshop. Poi cosa abbiamo? La cancel, ok, direi che le abbiamo un po' più o meno tutte e quattro. Quindi le immagini le abbiamo messe, prendiamo l'action list e gli diciamo di agganciarsi alla nostra lista di immagini. Quindi se prendiamo i nostri pulsanti e assegniamo anche loro la nostra POM image list, non succede niente perché non ho assegnato le immagini alle azioni ancora. Quindi ad esempio lo timer start, la chiameremo pomodoro start, che forse è meglio. Quindi pomodoro, e come nome sceglieremo, dov'è il name, start pomodoro action. Questo è lo stop, quindi lo stop all'immagine dello stop, ovviamente stop o squash o anche i testi si possono ovviamente aggiornare nell'update. Cioè, ad esempio, noi potremmo dire che se c'è una sessione in corso di un pomodoro ci scriviamo sopra squash, se è una pausa ci scriviamo sopra stop. Potremmo fare anche quello, quindi senza bisogno di fare due azioni che fanno la stessa cosa, perché non servirebbe di fatto a niente. Quindi questo diventa uno stop o cancel session action. Poi ci mancano lo start delle altre, della pausa, quindi questa è la nostra start, short break, perché c'è l'omino che si sgranchisce un attimo, mentre nella long c'è il nostro caffè. Quindi start, long break, action, abbiamo anche questa, che l'ho messo nel testo e non nel nome, invece nel nome. Quindi long break, 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 qui ci scriviamo short break, stop, ok, dopo andiamo, e pomodoro, ok. Quindi le nostre immagini le abbiamo assegnate. Se chiudo qui, già vediamo praticamente le icone sui nostri pulsantini, perché i pulsantini sono stati agganciati all'immagine, sono agganciati a un'azione, l'azione ha un numero, e quindi qui vedo perfettamente prendo praticamente il pulsante, prende l'immagine dall'azione e quindi la tiene mirrorata. Qualunque modifica io faccio all'azione, quindi dicevamo quella cosa che dicevamo prima, ad esempio qui ho cambiato dei nomi, quindi questi ovviamente non sono più validi, vanno un attimo aggiornati, ma dobbiamo anche, come dire, sistemare anche un attimo la logica, quindi ragionarci un attimino. Allora, diciamo che per non andare a interrogare sempre il nostro timer, facciamoci una variabile dove ci salviamo questa roba. Quindi start pomodoro action è abilitata solo se il nostro pomodoro è in timer in idle.
Long Break Action è abilitata anche quella se non stiamo facendo niente. Stessa cosa per la Short Break Action. Ok, prima il Cancel Session o Stop è abilitato solo se non siamo in pausa, cioè se stiamo lavorando. Le abbiamo gestite tutte, sì. Ok, ad esempio potremmo dire che qui potremmo andarci a aggiornare a queste due, le seguiamo ovviamente. Qui potremmo dire che ad esempio il testo di stop è uguale normalmente a stop, ma se come dire, se non stiamo lavorando, o per meglio dire, vediamo se ho messo una proprietà. Ok, allora se il session, se la nostra session è diversa da nil, e se Pomodoro Timer Session Stage è uguale a, qui diventa un po' lunghetta, non è che mi piaccia più di tanto, non è che mi piaccia più di tanto, però questo possiamo sempre fare una cosa del genere. L'importante è scrivere sempre il codice più chiaro possibile, quindi prendiamo la nostra sessione. Aiuto, ho evidenziato tutto senza volere. Allora, diciamo che poi questo non si scrive, se session diverso da nil e lo stage, come dire, è un tipo home stage pomodoro, allora lo stop text diventa squash, altrimenti diventa stop. Allora qui si arrabbia perché dobbiamo, creiamo un po' d'ordine e anche di leggibilità. Ok, perché faccio questa cosa quando potrei fare esattamente questo senza usare una variabile locale? Non lo so. Ok, quindi due parole, andiamo a recuperare la sessione. Se la sessione è diversa da nil, abbiamo una sessione in corso, e la sessione, lo stage, cioè la fase che sta facendo, è un pomodoro, allora scriviamo squash sulla sessione di annullamento di stop, altrimenti mettiamo il tradizionale stop. Quindi possiamo fare anche questo tipo di lavoro sulle azioni, cioè oltre a cambiare abilitazione, disabilitazione, visibilità, possiamo anche commutargli un testo, quindi potremmo anche scegliere di usare un'azione sola per fare un toggle, ad esempio di start e stop, che si abilita o disabilita, o comunque che rimane sempre abilitata, e a seconda delle occasioni fa una cosa piuttosto che l'altra, andare a cambiare in questo caso la descrizione. Cioè sono sempre ovviamente tutte scelte di design che ci stanno tutte, dipende da come vogliamo gestire la questione. Quindi qui andiamo a vedere se il pomodoro è in, se sta lavorando. Qui lavoriamo sulla sessione, gli diciamo che abbiamo gestito tutto, quindi abbiamo fatto lo start di questa roba qui, ci manca lo start di un altro pochino di roba, ovvero short break, long break, il cancel l'abbiamo già fatto. Quindi se facciamo start pomodoro, facciamo lo start dello stage pomodoro. Se facciamo lo start del long break, mettiamo un long break. Se mettiamo start dello short break, mettiamo short break. E pronti via. Quindi più o meno direi che, più o meno niente, perché non ho messo giù neanche un pulsante. Allora facciamo piuttosto una bella toolbar,
Ok, dove andiamo a mettere dentro questi pulsanti? Ma mettiamo dei pulsanti nuovi. Allora, mettiamone uno che poi facciamo, lo configuriamo e facciamo il suo clone. Che stai facendo, gatto? Col gatto che è impazzito. Allineato a sinistra, gli assegniamo l'azione direi del pomodoro, è quella. Ok, gli diamo più o meno a tutti la stessa dimensione, direi. Facciamo un 150, poi. Ok, mi piace abbastanza, quindi facciamo un po' di copia e incolla, tanto per start pomodoro, questo fa invece lo start dello short break, questo fa lo start del long break, questo magari invece che left lo mettiamo sulla destra e gli facciamo fare il cancel, qualcosa del genere. Questi due li butto via. Questi sono già funzionanti, perché non hanno bisogno di scrivere codice specifico, perché sono agganciate le azioni. Infatti vedete che fanno tranquillamente, prendono il testo, prendono la grafica. Questo prenderà stop o squash, quindi a questo punto che proviamo a fare? Proviamo a gli diamo magari un nome un po' più interessante alla nostra toolbar, oppure chiamiamo Pomo toolbar. Questo è il pulsante assegnato allo start pomodoro action, e quindi lo chiamiamo start pomodoro button. Non siamo poi tenuti a dare un nome a tutto, però io come buona abitudine lo faccio, perché almeno quando vediamo le robe nell'editor sappiamo di cosa stiamo parlando, quindi anche se non hanno. Ok, questa è la cancel session button. Ok, proviamo a lanciare e vediamo intanto se compila, e nel caso che compila vediamo anche se va. Come qui c'è la nostra finestrella, quindi vedete che lo stop è disattivo, giustamente, quindi possiamo scegliere se avviare un pomodoro. Vedete che quando il pomodoro adesso è attivo, 25 minuti dovrebbe durare, il pomodoro disabilitato, questo è spento, questo è attivo, e come testo sopra c'ha squash, quindi se lo squascio vado ad annullare la sessione, quindi questo si spegne e gli altri tornano di nuovo in attività, ovviamente, e a questo punto posso scegliere se avviare ad esempio una pausa breve. In questo caso vedete che quello rimane in stop, e ovviamente gli altri sono di nuovo stoppati, perché c'è una sessione in corso, e quindi a loro interessa, sono attivi solo se non sta lavorando, quindi qualunque cosa stia facendo. Però noi potremmo anche evidenziare con un colore quello attivo, discriminando, cioè segnalando che cosa sto facendo. Adesso per queste cose mettiamo giù magari delle label e vediamo un po' quello che succede. Quindi la nostra, come dire, interfaccia inizia un pochino a prendere forma e ad avere, insomma, un po' anche qualche, ad essere funzionale. Vedete che qui l'errore che abbiamo messo ci stava dal punto di vista dell'eccezione, però tornando al discorso che facevamo più o meno un po' di tempo fa sulla gestione dell'errore, non abbiamo bisogno di farlo, perché sapendo che va in errore, cioè noi è per non sbagliarci a programmare, ma noi cerchiamo all'utente di evitargli ovviamente dei messaggi, cioè di lasciargli un tasto acceso che quando lo premi gli dà un erroraccio, perché ovviamente non è elegante, quindi non è, come dire, non è bello, e quindi in questo modo noi lo evitiamo. Non che abbiamo scritto poi più di tanto, al momento abbiamo scritto
creazione della finestra e del timer, distruzione finestra timer. Questo è l'update dove noi vediamo se sta lavorando, e questo ovviamente è un di più, ma come dire, potremmo anche fare così, tanto poi è un controllo abbastanza banale, quindi non è, oppure di guardare direttamente la session, quindi potremmo scrivere anche molto meno codice. E poi abbiamo delle gran azioni che di fatto non fanno altro che chiamare che cosa qui non metto dei controlli su start, stop per vedere lo stato del timer, perché c'è l'abilitazione e la disabilitazione che facciamo sull'update che mi dà un certo grado di protezione, cioè non abbiamo bisogno nelle azioni di controllare se mettiamo, ovviamente se le rendiamo disponibili solo quando serve, cioè un'azione che è disabilitata, spegni il pulsante, non ho modo di eseguirla se non è enabled, e quindi sono già tranquillo. Mi evito anche un sacco di pre-controlli nella business logic, è bene farli, quindi l'errore che noi abbiamo messo a tutti gli effetti è corretto, perché io non so, poi magari io sono uno che sviluppa il timer, non so che uso ne verrà fatto, sto creando una classe che rimane robusta ed evita qualsiasi abuso della sua logica, però poi ovviamente l'interfaccia utente dovrà tenere conto delle esigenze dell'utente, e in questo caso noi ci stiamo risparmiando di scrivere un sacco di codice, abbiamo proprio solo le chiamate allo start con le diverse modalità e a uno stop, il resto è tutto, come dire, guidato dal leggere lo stato del pomodoro e comportarsi di conseguenza. Andiamo ad aggiungere un altro po' di cosine, ovvero qui faccio un bel, no, non facciamo, che c'ho un'immagine da qualche parte che vorrei. Andiamo a creare il nostro pomodoro. Per il nostro pomodoro io metterei giù proprio l'elemento base shape, una bella immagine. No, questa ricorre spesso, questo brano è... Prenderei una bella immagine, l'allineerei al client in modo da fare che cosa? Qui c'è l'immagine, è allineata al client, sembra tutto uguale, si vedono solo le maniglie ma non si vede niente perché ancora dentro manca appunto l'immagine, e gli vado a buttare dentro come sempre un editor, non capisco perché me li apre nel... Ah, forse perché lo schermo principale è quell'altro, quindi vado a recuperare qui un'immagine. Ah, benissimo, perfetto, di un timer che ho editato, gli ho tolto la scritta, così abbiamo anche qualcosa di visivo da vedere. Ecco, qui ad esempio un bitmap di 1200x1200 si adatta a tutti gli usi, però insomma, potremmo anche usare qualcosa di più contenuto. Questi componenti li lascio qui, me li metto magari, mi tiro un po' via delle scatole, si possono sempre poi vedere e nascondere, c'è un, adesso non mi ricordo qual è il control H che vi nasconde i componenti rimangono, si possono scegliere da qui, però se vi sono nei piedi fate control H, vedete che compaiono, cioè se dovete fare progettazione grafica spinta li levate un attimo dalle scatole e così potete farvi la vostra grafica come volete. A questo punto metterei un bello scrittone, una bella label di quelle toste al centro della mia, quindi mettiamo un bel align center, non al centro della finestra ma lo vado a inserire, la label la sposto qui in alto. Adesso è contenuta all'interno della finestra, c'è l'immagine a un certo livello e poi c'è la label che è allo stesso livello. In realtà io la label andrò a mettere all'interno dell'immagine, perché con FireMonkey, con questa libreria, possiamo comporre tutto come vogliamo, quindi possiamo mettere immagini nei pulsanti o pulsanti nelle immagini o immagini in caselle di testo dentro a pulsanti e viceversa. In questo modo ovunque l'immagine vada e venga allineata,
se imposto l'etichetta al centro, deve stare al centro del pomodoro e non della finestra, perché altrimenti rischio magari con delle stirate di fare delle... Quindi vado qui, mi vado a cambiare un po' il colore, quindi c'è la parte qui sotto delle tech settings dove abbiamo, possiamo agire sempre tramite lo stile e fargli scegliere, non so se riesco, sì, si vede forse, e fargli scegliere tra gli stili preconfezionati di Lisbox, più grossa, più piccola, intestazione, cioè tutta una serie di stili preconfezionati. Oppure decido di ignorare quello, vado qui sotto e qui sotto ho il font, i colori, gli allineamenti, word wrap, il trimming, cioè i punti di sospensione, ho tutto quello che posso personalizzare a livello di testo, lasciando all default, oppure ad esempio family, direi lascio il default, size no perché non si vede niente, quindi provo, non so, un 72, magari la mettiamo anche in auto size, che male non fa. Adesso sta troncando però il testo, come mai? Ok, ah, perché c'ha il word wrap no. In realtà anche qui potrei dirgli di allinearsi al centro. Ah, è già al centro, ok, perfetto. Quindi testo, anche il testo orizzontalmente al centro, verticalmente già centrato, trimming non mi interessa, niente word wrap, colore bel bianco, magari se c'è un white smoke, white, sì dai, che più o meno si veda, forse un font un po' più, un po' grandicello, forse un po' troppo al centro, però ecco, piuttosto che spostarlo magari vedo se riesco con il quick edit nei layout a mettere come margine qua sotto 24 pixel, ecco, così sta un po' più in alto, quindi la teniamo sempre al centro ma gli diamo un lieve spiazzamento così. Questa label, io qui vabbè scrivo label ma in realtà mi farà vedere il nostro timerino con lo stato attuale ovviamente del tempo rimanente eccetera eccetera. Qui c'è il testo, non ho cambiato altri stili ma potrei anche metterlo in bold, potrei anche fare un po' di, potrei cambiargli anche lo stile, mettere un non dico un courier ma un terminal o qualcosa del genere, forse, però non è così bello, ma sì, non ci sta, tanto questo c'è più o meno dappertutto. E questa diventa la nostra, chiamiamola sinteticamente, time label. E quindi abbiamo già l'etichetta dove andare a mostrare il tempo, quindi come la aggiorniamo? Sempre al solito modo, anche perché noi all'interno del nostro timer, quando attiviamo una sessione, dentro c'è già un timer attivo che fa del lavoro, cioè manda messaggi alla nostra applicazione, quindi tutte le volte che lui fa il tick noi andiamo a fare dei controlli e quando è finito c'è l'aggiornamento delle nostre azioni. Noi possiamo sfruttare il nostro update qui per andare anche a gestire come dire, questa parte di visualizzazione del tempo rimanente e cambiare la label. Cioè qui diciamo che è il nostro un po' collettore dove noi aggiorniamo l'interfaccia a seconda di quello che troviamo in un certo senso sul timer. Quindi io farei una cosa di questo tipo. Allora, intanto sposterei questo qui in alto. Ok, quindi abbiamo una nota sessione. Per evitare di accedere al Pomo Timer Idle, anzi, in realtà, come dire, è lui in attesa, quando possiamo usare anche direttamente la session, quando la session, scusate, è uguale a nil,
Ok, quindi qui io sbaglio sempre a premere il tasto. Ok, adesso va meglio. In realtà potrei anche modificarli in maniera sincronizzata, perché abbiamo anche questa possibilità. Ok, quindi qui determiniamo, diciamo, ci recuperiamo un po' di valori. Qui aggiorniamo cancel button update, start stop update, qui facciamo oppure un time update, perché poi dipende da cosa vogliamo mostrare. Qui cosa andiamo a fare? Andiamo a dire che se potremmo in realtà fare tutto qui dentro, perché abbiamo già questa sessione che in un certo senso ce la gestisce, ovvero vabbè, qui è ovviamente molto più leggibile, però cioè cosa andare a fare, che se abbiamo un pomodoro, allora dopo magari aggiungiamo anche un'altra label, quindi facciamo questa cosa qui. Così diciamo che ci creiamo un po' di precondizioni che poi andiamo a utilizzare nella parte restante del codice, e così siamo. Qui basta dire così, ok, il codice che esce un po' dal seminato. Forse però non è leggibilissimo, ok. Quindi qui lasciamolo com'è. Va bene. Ok, quindi facciamo time update. If mettiamo che se non siamo in idle, qui ci interessa più che altro sapere se stiamo eseguendo o meno, metterlo a zero. If not idle vuol dire che abbiamo una sessione in corso, ok, quindi possiamo dire che if la nostra session se è terminata mettiamo come nel time label, mettiamo un text uguale a fatto così, altrimenti qui ci vorrà un remaining time. Grazie per il follow os00312_, col punto esclamativo, il punto esclamativo è del messaggio, invece il resto nick molto robotico. E qui invece mettiamo benvenuto sul canale, stiamo facendo un app pomodoro timer per misurare i pomodori, quindi quando sviluppiamo le nostre sessioni di concentrazione usando Delphi, quindi l'applicazione cross platform. Allora qui abbiamo detto, stiamo facendo la parte grafica dopo esserci, allora get elapsed time,
è il tempo trascorso. Ok, allora devo, in realtà devo prendere spunto. Allora facciamo un'altra cosa. Allora, le cose che vorrei fare sono intanto mostrare. Ok, potremmo farlo anche così. Metto uno 0, cioè fare un time update. Allora, var l time remaining. Time span e time span. Per usare questa struttura dobbiamo aggiungere, metto un attimo un breakpoint. Dobbiamo aggiungere qua un time span alla struttura. Ups, è vero che dopo non riesco più a usare devo usare un numero diverso da 2. Allora, quindi utilizziamo a 0, quindi se non siamo in idle, cioè stiamo lavorando, il tempo che andiamo a recuperarci come tempo rimanente è quello and not. Quindi se non siamo fermi, diciamo stiamo lavorando e non la nostra sessione è finita, andiamo sulla sessione e recuperiamo il remaining time, non l'elapsed time. L'elapsed time è quello trascorso, ci interessa quello che rimane, altrimenti lo lasceremo a 0. Quindi questo parte da 0. Se abbiamo una sessione da cui recuperare un valore, bene, altrimenti rimarrà a 0. E a questo punto nella nostra label, ovviamente ognuno di questi pezzi sarebbe interessante, andrebbero, come dire, isolati dentro dei metodi, non so, update time, update, cioè in modo da essere un po' più ordinati. Allora, qui usiamo la format, che è una funzione che ha una stringa di formato, che accetta la stringa di formato e poi gli argomenti. Qui ci faremo aiutare. Sì, un nome un po' lungo come variabile, facciamo che lo chiamiamo LTime, che è proprio corto. Quindi qui metteremo minuti, ok, e poi seconds. Quindi andiamo a mostrare del nostro time span i minuti e i secondi. Quindi metteremo il valore decimale, i due punti e l'altro valore, volendo formattarlo con gli zeri, non mi ricordo come si fa, mi sembra che c'è il punto 2 che sta a indicare che deve essere almeno di 2, cioè che bisogna fare il padding, quindi mettere in questo caso gli zeri, perché non sono stringhe. Quindi dove c'è la percentuale c'è il segno a posto. Qui c'è il primo elemento, qui c'è il secondo elemento, punto 2 fa sì che sia largo 2 e metta anche gli zeri, quindi dovremmo essere a posto. E qua abbiamo anche semplificato. Quindi partiamo con lo 0, se stiamo lavorando e non abbiamo finito la sessione, andiamo sulla sessione e andiamo appunto a vedere. Quindi LSession, possiamo scrivere anche così, e non è finita. Quindi andiamo a controllare l'oggetto. Qui abbiamo il cortocircuito, quindi se questo già è false non proseguiamo, altrimenti controlliamo anche il resto. Quindi se abbiamo una sessione e non è finita, questo è il tempo, altrimenti rimarrà a 0. Ok. Quindi questo già dovrebbe darci un'informazione in più. Aggiungiamo un'altra informazione che non dovrebbe essere secondaria, ma prendiamo magari anche spunto da questo, che non ha il pomodoro ma in alto ha la scritta. Ok, quindi io metto
vado a creare un'altra label, anzi metto una label, allora image, qui mettiamo pomo image, la label l'abbiamo chiamata time label. Ah, tra l'altro se ci sono degli effetti sulla label dobbiamo andare ad aggiornare, dobbiamo stare attenti che time label update effects, così se mettiamo delle ombreggiature che sono sempre possibili abbiamo gli effetti aggiornati. Allora, altre cose che potremmo fare, potremmo colorare, ad esempio abbiamo qualche effetto che colora il pomodoro, ad esempio di blu, di verde, perché così riusciamo a distinguere magari le fasi senza gli effetti. Qua ne abbiamo una caterva che Photoshop spostati, abbiamo shadow, blur, glow, inner glow, magnify. Ci vorrebbe un hue effect, fill effect, forse un po' hue adjust effect, questo potrebbe piacere, un effetto che mi va a alterare la parte del tono, ad esempio dell'immagine. Se io lo sposto sul pomodoro, ok, tipo non so, se qui metto un 220, ok, vedo il pomodoro un po' bluastro, va a alterare anche un po' il resto, sembra un po' marcio, però è andato a 1. Che valore prende questo? Che non è... Allora, questo 0,5 diventa verde, se mettiamo tipo la metà, se mettiamo 0 l'effetto non c'è. Maggiore di 0 cambiamo, quindi 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 6 7, però non mi piace molto, forse conviene adottare un altro stratagemma, ma con dei valori intermedi magari facciamo anche dei, comunque il massimo è 1 0. Ecco, ok, adesso già, infatti, cioè dovevo anche avere la, vada meno 1, quindi 0 è la parte neutra. Forse qui ci stava bene anche un effetto un po' più, 0,5 abbiamo detto diventa verde, se metto meno 0,5 non ci abbiamo anche un blu o qualcosa del genere, il blu era più vicino all'1, ok, così va benissimo. Quindi lo lascio normalmente a 0. Così quando è spento e quando gli andiamo a dare la carica, ok, adesso la smetto così. Allora, ok, ho capito, ci siamo. Allora facciamo così, pomo color, quello che volevo vedere era questo, quindi se abbiamo un idol, mettiamo, allora not idol, andiamo a scegliere il colore, altrimenti lo mettiamo, adesso qui lo chiamo pomo ue effect, voilà, uguale meno 1, altrimenti
altrimenti se abbiamo un lavoro in corso andiamo a pescare la nostra session, andiamo a vedere qual è la fase che stiamo facendo. Quindi se è un pomodoro, facciamo così, questo è il default, quindi il valore che andiamo a impostare è su questa variabile, così la impostiamo in un solo punto. Ti arrabbi perché sì, devo ancora finire. Allora, pomodoro pomo u è uguale a 0, con lo short break andiamo a cos'era short break blu, con il blu andiamo a meno 0,5 se non ricordo male, anzi no, a 1,0, mentre con il long break andiamo a meno, non andiamo, quanto andiamo? A 0,5, ok, che ci sta. Non è ancora in errore qui, perché ci manca un punto di virgola. Ok, quindi in questo caso stiamo colorando il pomodoro in base al, come dire, al allo stage che stiamo facendo. Quindi guardiamo un po' se funziona, perché abbiamo messo un po' di carne a fuoco, ma dubito che forse stavolta compila, ma allora adesso è bello violaceo. Quindi se io avvio il pomodoro, ok, il pomodoro sta girando, è diventato rosso, quindi mi segnala che sto facendo un pomodoro. Le azioni sono spente, giustamente, perché per poterle eseguire, per poter fare una di queste cose, prima devo squashare il pomodoro. Se faccio quindi squash, torna a zero e a questo punto sono da capo, ovvero ho il pomodoro violetto che è pronto ad essere programmato di nuovo. Faccio lo short break, diventa di questo colore ciano veramente brutto. Potevamo usare anche altri effetti, adesso magari ne cerco uno un po' più raffinato, che è magari il pomodoro che cambia colore, così è abbastanza evidente, diciamo, però non si legge. Notare che prende i timing giusti, perché noi quando facciamo lo start diamo lo stage, cioè gli diciamo cosa abbiamo e il timer va a recuperare dal condizionario delle opzioni i minuti che sono configurati. Quindi quello che qui andrebbe aggiunto è la parte magari della configurazione. C'è lo stop e il nostro long break, che invece è più lungo, infatti fa un quarto d'ora, è verde e parte così. Quindi diciamo al momento, interrompendolo manualmente, come dire, non notiamo, sembra funzionare. Quello che non abbiamo ancora testato è se funziona anche quando la sessione scade normalmente. Diciamo che al momento non riceviamo notifica esplicita su questa cosa e andrebbe, come dire, recuperata in modo da, ad esempio, potremmo riprodurre un suono, quindi perché almeno il suono sarebbe interessante sentirlo. Cioè, oltre a aggiornare l'interfaccia e far sì che se per caso siamo arrivati a zero lo visualizziamo viola, nel momento in cui individuiamo quello zero, cioè, vorremmo avere un qualche tipo di feedback. Questo è un po' io credo che funzioni, perché poi lo stop non fa altro che anticipare quello che fa il timer interno, però se vogliamo testare possiamo andare a forzare magari un tempo sulla pausa, perché cambiano poi i minuti e cambia il tipo che scegliamo di, come dire, di sessione, ma è un descrittivo, cioè pomodoro break
da solo a dire stiamo facendo questo, quell'altro, ma non hanno una logica al momento diversa se non in questa fase di visualizzazione, quindi di fatto non... Ah, ecco, invece che fare questo, adesso che ci penso, c'è anche un altro effetto che potremmo applicare, che è un saturation effect. Questo fa un emboss, non è proprio il massimo. Seppia, pencil, contrasto, monochrome effect. Ok, quindi in modo da fare una sorta di on off. Adesso litigano su quale deve avere la priorità, perché c'è questo che sta davanti, ecco, così, come dire, l'effetto monocromatico un po' violento, cioè molto, quando è attivo come in questo caso, quindi se non è attivo rimane così, siccome tutti e due agiscono sul colore uno dei due diventa prioritario, quindi tutti e due attivi non lo possono essere, ma ci sta in realtà, perché io vorrei metterlo in idle col grigio e lasciarlo colorato quando è in funzione, così praticamente evitiamo un colore bruttarello. E allora che facciamo allora questo più che pomo, allora, diventa un pomo stage effect, e questo è più un on off, è un più un time. Allora facciamo session idle effect, perché l'effetto dell'idol, e questo è uno stage effect, così usiamo anche dei nomi più corti, cioè uno, diciamo, cambia lo stage effect, dipende dal, va a alterare il colore, quindi chiamiamolo L stage 2, cioè la tonalità. Quindi se siamo in idle, se non siamo in idle, quindi se stiamo lavorando, andiamo a determinare il colore, potremmo anche assegnarlo direttamente al componente, facciamo prima, tanto poi c'è l'abilitazione e la disabilitazione che ci aiutano. Ok, quindi andiamo a mettere la tonalità e al nostro stage effect mettiamo un enabled a true, altrimenti stage effect, siccome non sta lavorando, mettiamo un enabled a false. Il session o come l'abbiamo chiamato, on off, cos'è, idle effect, giusto, enabled se siamo in idle, e quindi mette il grigio, quindi in un caso potremmo dire, allora, questo non serve più, facciamo una cosa del genere, così siamo già. Idle stage effect, quindi abilitiamo o disabilitiamo l'effetto, se l'effetto è abilitato decidiamo la tonalità e poi andiamo a impostarci questo di conseguenza. Ok, qua ovviamente tutta cosmesi, cioè non, alla fine non cambia niente di... Quello che volevo fare prima era, siccome abbiamo le opzioni, molto velocemente, altra prova, provare a mettere nel nostro pomo timer come option, così li usiamo anche in scrittura, i minuti di una sessione, ad esempio prendiamo proprio il pomodoro, magari solo per questa, due punti uguale, e ci mettiamo minuti. Come minimo dobbiamo metterne uno, e quindi come minimo, quindi qui stiamo accedendo al timer, l'oggetto delle opzioni,
alla proprietà Minuti, che è una proprietà con un indicizzatore che usa lo stage come indicizzatore. Quindi dato questo, due punti uguale, gli andiamo a cambiare i minuti che partono da 25, in questo caso diventa 1. Questo cosa mi serve per fare? Per fare un po' il test finale di vedere cosa succede quando una sessione realmente scade. Quindi il nostro pomodoro parte, che intanto è grigio, quindi se facciamo un break corto diventa blu, stop, torna grigio, long break è verde e poi diventa grigio, pomodoro mi aspetto che diventi rosso a questo punto, ed è partito da un minuto, quindi scaduto il minuto, vediamo se tra l'altro si ridimensiona anche un po' il tutto qua. Ok, diciamo più o meno la grafica si adatta, il pomodoro segue un po' l'andamento, se non si aggiorna mentre lo sto stirando, ma questo è il... adesso questo lo leviamo e vediamo un po' che cosa succede nel momento in cui arriviamo in fondo, se quando arriviamo in fondo scoppia tutto oppure... Mancano solo 10 secondi e quindi... E si è stoppato e direi che è andato per bello in grigio, quindi direi che sì. Direi che ci sta in questo caso. E quindi si è stoppato correttamente, cioè è finito in stop, è tornato in grigio, qui siamo a zero e possiamo farne ripartire un altro quante volte vogliamo. Quindi, come dire, l'interfaccia l'abbiamo fatta, il pomodoro di per sé funziona, quello che ovviamente manca sono un po' le cose adesso di contorno, ovvero qualcosa che ci segnali anche tramite evento che siamo arrivati a zero, e in questo modo nel momento in cui ce lo segnala magari facciamo un ring, dovremmo magari contare i pomodori, dovremmo aggiungere un po' di cosine alla nostra applicazione, e in questo modo, come dire, la possiamo raffinare. Però insomma, più o meno direi che andando a vedere il codice che abbiamo scritto, facendo un excursus, non siamo messi malissimo, possiamo dire, quindi siamo abbastanza in... E qua si è rispento e quindi siamo al punto di prima. Direi che più o meno abbiamo ottenuto il risultato, è funzionante. Quindi il codice che abbiamo scritto in totale, non so se è possibile farsi dare una statistica, credo di sì, perché sono dei tool di metriche in Delphi, quindi basic lines of code ci misura le linee di codice, se vogliamo essere, come dire, sì, ovviamente non voglio solo del form, ma questo è un toolettino che ci fa un po' di, ho sabotato la mia palette poverina, che ci fa un po' di diagnostica, ci fa vedere un po' di, per ogni unit ci fa vedere le linee di codice. C'è qualcosa di più sbrigativo, magari gli audits, array reference, branches loop. Ah ok, qui c'è tutto, ok, project, facciamo un bel audit totale e globale di... Qui ci sono, vabbè, ok, un po' di... Il Doption può essere messo private strict,
qui ci sono un po' di warning, sono più info che altro, qualche warning. Non ci sono accessi in null reference, no, questo in realtà no, quindi allora provo a rifargli fare i metrics. Non abbiamo scritto tanto, comunque poi anche le classi che abbiamo fatto sono molto come dire accademiche, ovvero hanno usato delle sigle qui che ok, carine finché volete, ma renderle un po' comprensibili. Le linee di codice quali saranno? Line of code saranno, immagino, non si capisce un tubo. Si vede che non sono anche abituato a usarle quelle, sì, però aspetta che c'è ancora dello spazio. Oh, lock 123 sul form 23 28 40 fa un totale, no, non... a meno che non sia 123 totale, no, non direi. Comunque direi un numero, adesso ammetto che sia, supponiamo che non sia totale, un numero veramente piccolo, esiguo di righe di codice, quindi ne abbiamo 140 qui, sì, perché poi ovviamente l'audit esclude tutti gli spazi, quindi qui diciamo questo è lungo 140, questo è piccolissimo, questo timer inizia e finisce qui, questa session inizia e finisce qui. Qui abbiamo le opzioni, cioè siamo sotto, siamo più o meno le 50 righe per unit, quindi 200 righe, 300 righe di codice, quindi in totale. Il resto è tutto dato da componenti, azioni, tutto ciò che è già embedded all'interno dell'ambiente di sviluppo, e quindi direi che non è una cosa da poco, comunque un bel risultatino. Magari lo riprendiamo per fare le opzioni, per fare un altro po' di, come dire, aggiunte cosmetiche, vedere magari l'audio, vedere l'inserimento di un log, quindi magari si potrebbe pensare di andare su una terza opzione in un certo senso, con magari qualcosa di un pochino più evoluto. Però direi che siamo in live da più o meno 2 ore e mezza, direi che ci possiamo accontentare, per il momento funziona, diciamo gli mancano un po' di cose tipo il drain che è fondamentale, però intanto, come dire, abbiamo un buon risultato visivo, abbiamo delle opzioni, abbiamo una cosa configurabile, quindi possiamo dire che per questa live abbiamo raggiunto un discreto livello della business logic. Abbiamo messo la grafica e abbiamo fatto un'applicazione completa. Manca un po' testarlo anche sulle piattaforme mobile, fare un po' di quelle prove lì, ma direi che ce le teniamo magari per una prossima live, come terza puntata, per andare, come dire, a fare i ricci e gestire un po' le cose un po' più commerciali. Magari potrebbe diventare un'applicazioncina da usare, da pubblicare open source, da usare come esempio e quindi anche da utilizzare poi formalmente, perché mettiamo magari un supporto a un'icona tray, mettiamo un po' di cosine, potrebbe esserci un'evoluzione, potrebbe diventare anche interessante. Ci voleva l'effetto sonoro, perché altrimenti anche questo è il mio battito cardiaco che sta andando dopo 2 ore di live. Ok, quindi direi che per stasera potremmo anche concluderla qui. Magari troviamo, non so in quanti siamo, perché ho dei valori discordanti in giro, quindi chi dice 4, chi dice 6, è un po' ballerino questa sera il contatore, ma magari possiamo provare a fare un ride su qualche canale, siamo in pochi così. Adesso vedo se ci riesco. Intanto spero che, se guardate questa cosa in live o anche in differita, che comunque
mi sia piaciuto, netto che, come dire, abbiamo fatto un po' di aggiustamenti, quindi magari su alcune parti abbiamo speso un po' più di tempo, però spero che comunque sia stato interessante. Ricordo sempre che Delphi ha la sua parte, quindi c'è la versione community che si può scaricare gratuitamente quando siete a casa. Questo sito ha un po' tutte le informazioni che serve sapere nel caso vogliate sperimentare con l'ambiente di sviluppo e provare anche un po' questi framework, questo codice sorgente, perché c'è praticamente tutto, quindi lato mobile c'è VCL, c'è FireMonkey, quello che io uso praticamente c'è, anche se la versione non è esattamente quella, ma quello che io uso ce l'abbiamo. Ok, quindi di nuovo vi ringrazio ancora, proviamo a vedere chi c'è online, anche se al momento è sopravvissuto solo Fabio Biondi, mi sembra, che fa sviluppo, anche se vedo che strano che ci siano collegati in pochi, che si occupa di front-end, quindi io proverei magari a fare un raid sul suo canale, così eventualmente, che poi è quello da cui ho tratto ispirazione per questa iniziativa, quindi se la sto portando avanti anche grazie un po' al suo esempio iniziale che mi ha fatto apprezzare Twitch e quindi spinto così a fare le live e continuare a farle. Quindi lancio il raid, vi ringrazio di nuovo e noi direi che ci vediamo la prossima settimana per una nuova live. Quindi seguite il canale Telegram dove ci sono gli aggiornamenti, o comunque direttamente qui su Twitch, i social, e ci vediamo alla prossima live. È arrivato un raid proprio in questo momento. Peccato, stavamo proprio concludendo e stavo ringraziando, grazie a Un Sole Splendente per il raid, benvenuta. Stavamo nel corso della nostra live, dopo 2 ore e mezza stavamo, grazie per il follow. un po' la sfortuna, vabbè, in realtà poi io sono, come dire, da un certo punto di vista poi posso rimanere ovviamente qui. Allora faccio un shout out, come stavolta non mi dimentico, perché prima devo scriverlo giusto, perché altrimenti. Quindi si parla di Science and Technology, adesso lo vado a visitare subito, perché questa sera noi abbiamo fatto un'app Pomodoro Timer, quindi un'applicazione, ce l'ho ancora avviata, quindi ce l'abbiamo ancora qui, con cui andiamo a misurare, praticamente simula il nostro timer e si possono andare a misurare i pomodori, cioè i 25 minuti in cui si dovrebbe rimanere concentrati. E adesso avevamo abbassato il timer a un minuto per, come dire, testare che funzionasse, e abbiamo fatto 2 live, una con la Business Logic e l'altra con la parte di stasera che era l'interfaccia grafica e i pulsantini. Se il nome del canale è adeguato, è un vecchio motto, sono una piccola programmatrice, beh, comunque si cresce sempre. Su Twitch sì, anch'io ho iniziato a fare un po' di stream su questi argomenti, perché ho visto qualcun altro che li faceva, ho detto non solo giochi ma anche, e si imparano delle cose carine, almeno io imparo molto, poi mi piace molto l'ambiente, quindi è una cosa interessante. Poi adesso andrò a vedere sicuramente anche il tuo canale, perché quelli che fanno sviluppo cerco un po' di seguirli, così prendo anche un po' spunto. Abbiamo usato Delphi, che è un ambiente di sviluppo basato su un linguaggio, come dire, Pascal avanzato, anche se comunque molto semplice,
È una libreria che si chiama FarmOnkey, che è incorporata nel prodotto, cioè nell'ambiente di sviluppo, e che di fatto fa gestisce la parte grafica o comunque accesso a file system e altre cose. E abbiamo un po', come dire, modellato la logica creando questo timer con delle opzioni, con una sessione che parte, con una certa durata, e poi ci abbiamo fatto sopra interfaccia grafica, ma adesso troverò anche il modo di pubblicare eventualmente anche i sorgenti. C'è questo sito che metto in chat dove ci sono tutte le info sull'ambiente di sviluppo, che viene usato anche per fare dei giochi ultimamente, perché la parte grafica è... Non si può portare programmazione, però ci sta alla fine, non... Ognuno porta... comunque... Anche poi editato video in Premiere, ecco, quello può essere interessante, perché io ho provato a usarlo, ma lo trovo molto... Photoshop mi piace, ma Premiere è molto complicato. C'è sempre comunque qualcosa che viene portato che magari qualcun altro non ha visto, o infatti ho scelto di, come dire, portare un po' Delphi, perché è meno rispetto a C Sharp e altre cose che uso, è meno, come dire, è meno trattato sicuramente, e quindi magari così qualcuno, vedendo le live, vede le potenzialità, e poi se deve fare delle applicazioni mobile e così via le può fare, anche perché supportiamo praticamente tutte le piattaforme. Questa applicazione la possiamo andare a mettere su Android, su iOS, sul Mac, su Windows 32 bit, 64 bit. Si lavora su Windows però prevalentemente, però il deploy lo si può fare praticamente su qualsiasi piattaforma si voglia. Adesso io su iOS ci vorrebbe il Mac mini, che al momento è parcheggiato in un cassetto, è l'unico. Però su Android stasera non ho fatto la prova, eventualmente la prossima live aggiungeremo un po' di cosmetica a questa applicazione, magari la andremo a pubblicare, la testeremo anche sul mobile, così vediamo che funzioni, perché con lo stesso sorgente, praticamente lo stesso progetto, basta fare un doppio clic su Android e fare lanciarlo, e collegando un dispositivo l'applicazione viene copiata, installata e lanciata, quindi è proprio molto molto immediato, cioè programmazione però comunque molto, come dire, rapida, visuale in buona parte. Secondo me è uno strumento da questo punto di vista molto molto interessante, quindi niente, a parte questo. E poi stavamo salutando e chiudendo, stavamo guardando dove fare il ride. Ho visto che online c'era Fabio Biondi, che invece fa front end in questo caso. Ho visto che era online, ho detto facciamo un ride a lui, più che altro perché è il canale che ho iniziato a seguire qui su Twitch, non conoscendo Twitch, ed è, diciamo, un po' l'ispiratore per cui ho iniziato, anche se su altri argomenti, a fare un po' di live. Quindi io quasi quasi, se voi rimanete collegati a questo punto vi trovate in un altro ride. Ecco, lui di solito va avanti a lungo, quindi non penso che stia chiudendo baracca, spero di no, ma dato stasera ha stranamente pochi spettatori, ma effettivamente poi la gente è anche in ferie, quindi è giusto. Quindi io lancio il ride, se una prossima live ovviamente volete partecipare ben venga, perché ovviamente cioè, sono argomenti tecnici, però cioè i meme e un po' le, come dire, le proprio, diciamo, il termine stronzate ci stanno tutte, perché è bello comunque farlo così in leggerezza, andando a scherzare, a chiacchierare, quindi quello è una bella cosa. Ok, quindi ringrazio per la presenza e anche per chi ha fatto il ride, grazie, ricambio i complimenti. Poi andrò a vedere sicuramente il canale, perché è anche bello fare community e tenere poi i contatti. Grazie di nuovo a chi ha fatto il ride e chi c'era già da prima. Lancio a mia volta questo, o almeno ci provo, e ci vediamo a questo punto alla prossima live. Ciao a tutti e buon weekend, alla prossima settimana.
Ciao. Componente... Così non... Uè, dimmi, scusami. Devi metterlo nel return, mi sa. Cioè, devi metterlo nel template.